Buonasera e benvenuti da Florence International Radio. Questi sono i gialli di Florence International Radio. Questa sera tutti avrete capito dalla locandina che praticamente parliamo in definitiva del mostro di Firenze. Entrò un uomo elegante, la leggenda del Rosso del Mugello. La parola al grande Pasquale De Santis e a Daniele Spisso. Prego a voi. Grazie, ciao Daniele. Buonasera. Spisso. Ciao, buonasera. Grazie. Tu Spisso me l'hai chiesto proprio all'inizio di quando ci siamo conosciuti, che volevi fare questa puntata sul Rosso del Mugello. Sì. E stasera è arrivato il momento di farla. La leggenda non è che ti piace tanto, però secondo me rimane sempre una leggenda fin quando non ve l'ha scoperto nessuno. E sono sempre leggende. Innanzitutto, Daniele, Spisso, vengo subito da te. Innanzitutto, Bronzi, facciamo le condoglianze a Deborah Ponzio. Assolutamente sì. Nostra collaboratrice per la morte improvvisa, mi sembra, della madre. Sì, gli siamo tutti vicini, ovviamente. Dolce Deborah, le nostre condoglianze. La dolce Deborah, gli siamo vicini veramente in questo momento così triste. Daniele, tu lo sai, prima di partire, il modo in cui dobbiamo aiutare la radio, dillo sempre. Allora, Daniele, c'è l'IBAN sotto tutte le trasmissioni che facciamo, la situazione insomma è bella pesante, il 30 marzo sarò di nuovo in tribunale a combattere, a vedere se riusciamo a rimanere qui oppure... Tramite l'aiuto anche di voi amici che ci ascoltate, andiamo da qualche altra parte spendendo meno, perché è fondamentale, perché fra bollette e tutto il resto insomma è molto ma molto dura, e lo sapete anche voi che siete a casa che sicuramente le bollette vi saranno aumentate in maniera esponenziale. Pertanto praticamente con le bollette non dico che viene fuori un altro affitto, ma poco ci manca, ecco, tutto lì. Perciò andiamo avanti, Pasquale, vai. Sì, Dani, ascoltami, Bronzi, ma c'è la chat dal vivo? Quella c'è sempre, se vai su YouTube la vedi. Vado, no, perché ci voglio andare pure io un attimo. Dove devo andare? Su YouTube e sulla diretta. Su Florence International. Beh, certo, quella è. Quella è, aspetta, fammici andare, perché non mi esce? Aspetta un attimo. Ci vuole sempre qualche secondo, siamo partiti ora. Vabbè, quando mi esce poi mi collego, a posto. Intanto io vado di là proprio a vedere la chat, sì, e a sorvegliare tutto. Sì, sì, al momento a me non mi esce. Ok, ho messo il numero, sì, in sovrimpressione. Okay. Un'ultima... Pasquale, ho messo, sì, il numero in sovrimpressione, per chi volesse, sì, chiamare. Grazie, vabbè, no, già hai capito chi dovrebbe chiamarci. Forse. Prego, a voi. Sì, Bronzi, una menzione alla locandina di Emanuele Fucecci, che è sempre molto ogni settimana che passa è sempre più suggestiva e sempre più eccezionale. Eh sì, quindi, direi sì. Emanuele Fucecci è un ottimo, un grandissimo disegnatore. Sappiate che ce l'abbiamo noi, ecco, questo grande disegnatore. Ah, fammi fare un saluto a Simone Tesoro e Antonio Bencivenca, che sono nostri affizionados, diciamo così. Bene. E adesso tu vai di là e io parlo con... me la vedo con Spisso. Con Spisso, ok. Buon proseguimento, avanti. Ciao, grazie, dopo. Grazie Daniele. Ciao Daniele, allora tu stasera parleremo di questo famoso Rosso del Mugello. E prego, la parola a te, dai, se vuoi dire qualcosa all'inizio oppure vuoi andare direttamente sui documenti che abbiamo. Sì, io vorrei fare un piccolo prologo, perché la vicenda del mostro di Firenze rappresenta uno dei casi di cronaca nera e giudiziaria più famosi che abbiamo conosciuto in Italia. Ed è una storia che praticamente va avanti da più di 50 anni. Non soltanto è stata una vicenda che è passata in lungo e in largo attraverso avvi di tribunali e processi, ma è una vicenda che in lungo e in largo è stata analizzata attraverso la stampa, la televisione, e con l'avvento di internet, anche con i social, con i forum, con i blog, anche con delle trasmissioni radiofoniche come quelle che stiamo facendo questa sera. È una vicenda
sulla quale sono nate un'infinità di ipotesi, di teorie, di soluzioni. E quindi quello che io voglio dire è questo, lo dico soprattutto per evitare che si creino delle polemiche. L'ipotesi che io porto questa sera è tale, cioè io non ho la presunzione di dire quello che io racconto questa sera è la soluzione del caso del mostro di Firenze, è la verità storica e giudiziaria su questa vicenda. Il personaggio del quale io parlo questa sera non ho la presunzione di dire è di sicuro l'autore di questi duplici delitti seriali, però ho scelto questa tesi, questa ipotesi, questa ricostruzione tra le tantissime che hanno costellato questa vicenda in oltre 50 anni dentro e fuori i tribunali, perché mi è sembrata quella lì più verosimile, quella che ha una maggiore logica rispetto a tantissime altre che ci sono state, che sono arrivate dagli investigatori, dai magistrati e da una infinità di appassionati che hanno dibattuto di questa storia attraverso internet. Ecco, questo è un prologo fondamentale proprio per evitare che poi si creino delle polemiche. Un'altra cosa che voglio precisare, con questa tesi, con questa ipotesi, noi non entriamo in concorrenza con altri, non ho personalmente la presunzione di voler dimostrare o di essere più bravo di altri o di aver indovinato cose che magari altri non hanno capito. Anche su questo noi portiamo una ricostruzione che secondo me personalmente può spiegare diversi aspetti sui quali ci sono stati sempre dei punti interrogativi su questa vicenda. Poi ovviamente saranno gli ascoltatori, una volta che hanno sentito questi fatti, a giudicare liberamente e a concludere se anche secondo loro questa tesi può oppure no diciamo così portare alla possibile spiegazione dell'intera vicenda, che comunque è una vicenda indubbiamente molto complessa, la si può vedere da tanti punti di vista e per ogni ipotesi che viene proposta ci sono sempre dei pro e ci sono sempre dei contro. Questa mi è sembrata un'introduzione fondamentale prima di addentrarci nello specifico, nel merito di questa ricostruzione che proponiamo questa sera. Bene. E dunque, quando si parla di questa storia, in genere si comincia sempre dal 1968, perché nel 1968 è avvenuto un duplice delitto che ufficialmente, soprattutto a partire dal 1982, poi vedremo perché, è stato attribuito anch'esso alla mano assassina del cosiddetto mostro di Firenze. Io invece vorrei fare un salto indietro di 3 anni rispetto al 1968, e cioè esattamente vorrei partire dal 5 febbraio 1965. La notte del 5 febbraio del 1965, 4 uomini entrano in un'armeria che si trova a Borgo San Lorenzo, nel Mugello, e rubano alcune armi. Viene avviata un'indagine che addirittura si sviluppa tra Firenze e Brescia, vengono individuati gli uomini che sono stati responsabili di questo furto. Tra l'altro uno di questi uomini era stato ospite del manicomio giudiziario di Messina, e vengono recuperate quasi tutte le armi che sono state rubate in questa armeria, tranne una, che è una pistola Beretta calibro 22 modello 75. Nel 1966, quindi il 2 giugno del 66 per l'esattezza, poco più di un anno dopo, viene sospettato di essere in possesso di questa pistola Beretta che è stata rubata nell'armeria di Borgo San Lorenzo nel febbraio del 65. E poi è quest'uomo che diventerà successivamente il protagonista dell'ipotesi che noi proponiamo questa sera. Quest'uomo viene sottoposto a una perquisizione domiciliare, gli trovano 2 cartucce calibro 22 in casa e 10 bossoli calibro 22.
Questo materiale balistico poi viene sequestrato e custodito in un'apposita cancelleria. Questa persona, sempre nell'anno 1966, viene inoltre denunciata dai carabinieri della compagnia di Rifredi, che è un quartiere della città di Firenze, per reati contro la libertà sessuale. Questo è un dettaglio che tornerà molto utile nel corso della nostra discussione, anche perché il racconto di questa sera, in un certo senso, ha lo scopo di aprire anche una parentesi sull'interpretazione psicologica dei delitti del mostro di Firenze, perché a mio modesto parere, anche per quanto riguarda il significato degli omicidi del mostro di Firenze, sono state proposte delle ipotesi, sì, direi legittime in fin dei conti, ma secondo me si sono discostate, dalla spiegazione più verosimile. Poi negli anni successivi quest'uomo, riportò anche dei precedenti penali per truffa e per resistenza a pubblico ufficiale. E arriviamo al primo omicidio che viene attribuito al mostro di Firenze, 21 agosto 1968. Vittime Barbara Locci, una casalinga di origine sarda che vive alla Strassigna con il marito Stefano Mele e con il figlio Natalino, che in quell'agosto del 68 ha 6 anni e 8 mesi, e Antonio Lobianco, che è un muratore di origine siciliana che vive anche lui alla Strassigna. Barbara Locci e Antonio Lobianco sono amanti. E Antonio Lobianco, a dirla tutta, è soltanto l'ultimo in ordine cronologico di tutta una serie di amanti che questa donna aveva, perché Barbara Locci era una donna dalla vita sessuale molto libera, tradiva continuamente il marito tra l'altro era, come dire, a conoscenza di tutti questi tradimenti della moglie, diciamo, le persone che la Locci aveva frequentato di più come amanti erano poi i fratelli Vinci, che erano altri sardi, amici, conoscenti del marito Stefano Mele, che vivevano anche loro nella zona di La Strassigna. Antonio Lobianco, diciamo, era il primo estraneo a questo giro dei fratelli Vinci che era entrato nella vita di questa donna come amante. La sera del 21 agosto del 1968, Barbara Locci e Antonio Lobianco escono, salgono a bordo della Alfa Romeo Giulietta bianca di Lobianco e si recano in un cinema all'aperto di La Strassigna che si chiamava Giardino Michelacci, e qui vanno a vedere un film che si chiama Nuda per un pugno di eroi. Quella sera Barbara Locci porta con sé con il suo amante Antonio, il figlio di lei, il figlio di 6 anni, Natalino. E già qui io penso che pochi si sono interrogati, come dire, è stata data poca importanza alla presenza di questo bambino, perché strano, rifletteteci, una donna esce con il suo amante e porta con sé il figlio di 6 anni. Normalmente il figlio doveva rimanere a casa con il padre Stefano Mille, che difatti quella sera restò a casa. No, lo porta con sé, e lo porta con sé non a vedere poi un cartone animato, ma un film, diciamo, che era vietato ai minori di 14 anni per giunta, Nuda per un pugno di eroi. Ecco, io ci ho riflettuto molto su questa cosa, sinceramente, e ho collegato la presenza del bambino a un episodio che è avvenuto un pochettino prima di quel 21 agosto del 68. Qualche tempo prima di quel 21 agosto, Giuseppe Barranca, che poi tra l'altro era il cognato di Antonio Lobianco, si era proposto come amante a Barbara Locci e una sera le disse: perché non ci appartiamo in auto a fare l'amore? Barbara Locci gli dice: no, è meglio di no, evitiamo, perché temo che qualcuno mi possa uccidere con una pistola mentre sono in auto appartata con un amante. E aggiunse: c'è un tizio che da un po' di tempo mi segue con un motorino. E questa cosa, insomma, mi ha fatto molto riflettere. Io, per arrivare al sodo, ho pensato che lei quella sera si è trascinata con sé il bimbo, il bambino, proprio perché temeva di essere uccisa da questo tizio che la stava seguendo da un po' di tempo e che possedeva una pistola, e quindi ha pensato di inibire con la presenza del bambino le intenzioni omicide di questo molestatore, di questo possibile assassino. La coppia va al cinema a vedere il film con il bambino, intorno alla mezzanotte del 22 agosto escono dal cinema,
salgono di nuovo a bordo dell'Alfa Romeo di Lobianco e non è che tornano a casa, si recano nella vicina campagna di Signa, in via di Castelletti, vicino al cimitero. Qui con la macchina si entrano in una stradina sterrata vicino al torrente del Vingone e praticamente cominciano a fare l'amore. Loro due davanti, Lobianco si sistema al posto del passeggero anteriore, la donna si sistema sul sedile del guidatore e il bambino natalino è sul sedile di dietro a dormire. Mentre stanno facendo l'amore, qualcuno si avvicina all'auto ed esplode in tutto 8 colpi di pistola. Ecco, c'ho qui i risultati dell'autopsia. Allora, esattamente, Barbara Locci viene colpita da 4 proiettili, uno alla spalla sinistra, uno al centro dell'emitorace sinistro, uno alla base del stesso dell'emitorace sinistro e l'ultimo tra la regione toracica e quella lombare sinistra. Antonio Lobianco invece viene raggiunto da un colpo all'avambraccio sinistro, da un colpo al braccio sinistro e da 2 colpi alla cavità sinistra dell'emitorace. Sostanzialmente muoiono sul colpo. Ecco, il bambino si sveglia, questo almeno è il racconto che Natalino fece poi agli investigatori su quella sera, dice di essersi svegliato praticamente quasi subito dopo gli spari, ma non ha visto chi ha esploso questi colpi di pistola. Ha chiamato la madre non gli ha risposto, però lui a questo punto dice che non si è fatto prendere dalla paura e dallo spavento, è uscito praticamente dalla macchina scalzo e ha cominciato a percorrere la strada che praticamente partiva dal muso posteriore dell'auto dello Bianco fino poi a 2 chilometri di distanza. Il bambino sostanzialmente percorre 2 chilometri, raggiunge un'abitazione di un certo signor De Felice e qui chiede aiuto dicendo: aiutami, aprimi, ho sonno e dopo mi devi aiutare perché ci sono la mia mamma e lo zio che sono morti in macchina, perché praticamente Barbara Locci presentava al figlio come zio tutti i suoi amanti. C'è da dire un'altra cosa molto importante: molti hanno contestato questa versione di Natalino Mele, anche perché Natalino Mele nel corso degli anni ha fornito molte versioni diverse su come è arrivato all'abitazione di questo De Felice. Prima ha detto che ci è arrivato da solo, poi ha detto che in realtà c'era il padre che lo ha tirato fuori dalla macchina, se l'è caricato sulle spalle e lo ha portato fino alla casa di questo De Felice, poi ha detto che all'omicidio avrebbe partecipato Francesco Vinci, poi ha chiamato in ballo uno zio, poi un altro zio, insomma ha fornito innumerevoli versioni dei fatti, c'è stata molta confusione. Io credo che l'unica versione attendibile è quella che ha fornito il bambino. Innanzitutto perché i calzini, il bambino era realmente scalzo, si è presentato a casa di questo De Felice con i calzini che erano sporchi, logori. Certo, la strada, diciamo, non era asfaltata, era piena di pietre, insomma, era un pochettino particolare ad essere percorsa a piedi. Però c'è anche da dire un dettaglio importante: l'omicidio, grosso modo, avviene intorno alla mezzanotte e mezza del 22 agosto del 68. Il bambino suona alla casa di questo De Felice alle ore 2 del mattino, quindi un'ora e mezza dopo, e noi sappiamo che il dato delle 2 del mattino è certissimo, perché il De Felice quella sera era sveglio, diciamo, per una casualità, arrivò questo campanello, questo squillo di campanello a casa sua, lui come ci fu questo squillo immediatamente vide l'orologio di casa sua, erano le 2 precise del mattino. Io ho pensato che è compatibile con un percorso, come distanza di tempo, con un percorso fatto a piedi da un bambino scalzo che percorre circa 2 chilometri dall'auto, quindi dal punto del delitto, fino all'abitazione di questo De Felice. Dell'omicidio di Barbara Locci e Antonio Lobianco, gli inquirenti alla fine sostanzialmente hanno incolpato e condannato, la magistratura poi lo ha condannato, Stefano Mele, che è il marito della donna uccisa. Stefano Mele poi è stato condannato in via definitiva per questo omicidio, ma io sinceramente ho sempre dubitato della colpevolezza di Stefano Mele. Io ritengo che Stefano Mele quella sera non era neanche presente sul luogo del delitto al momento del delitto, innanzitutto perché Stefano Mele non aveva un motivo
non aveva motivo di uccidere la moglie, perché lui era tradito dalla moglie continuamente, era perfettamente consapevole di tutti i tradimenti della moglie, addirittura riceveva in casa i fratelli Vinci come amanti della moglie, addirittura portava a letto il caffè alla moglie e a uno dei suoi amanti, che poi era Francesco Vinci, ma c'era anche l'altro fratello Salvatore Vinci, che pure era amante di lei, un altro fratello ancora che si chiamava Giovanni, se non erro. Quindi sostanzialmente Stefano Mele non aveva proprio motivo di uccidere la moglie. E in secondo luogo perché ci sono stati problemi anche con la prova del guanto di paraffina, e poi anche perché Stefano Mele ha fornito una ricostruzione della scena del delitto della dinamica che è assolutamente incompatibile con quella lì, diciamo, che gli hanno attribuito gli investigatori, e quindi io sinceramente lo escludo proprio. Io penso che Stefano Mele è stato vittima di un caso di mala giustizia, di un'indagine pessima, dove secondo me gli inquirenti hanno puntato su di lui sostanzialmente per chiudere rapidamente l'indagine sul classico delitto d'onore, il marito tradito che si vendica uccidendo la moglie e così via. Anche perché c'è da dire una cosa molto importante: all'epoca, se praticamente si verificava un delitto d'onore e se il marito o comunque l'uomo che commetteva un omicidio d'onore ammetteva la sua colpevolezza, cioè diceva che io sono colpevole, in caso di condanna otteneva uno sconto della pena, immagino anche qualche beneficio carcerario. Può darsi pure che Stefano Mele, che era una persona molto fragile, con il carattere di un bambino, addirittura è stato descritto da uno dei suoi parenti, si è trovato in mezzo a questa specie di macchinazione, chiamiamola così, e ha accettato. Per questo motivo si è fatto strumentalizzare. Poi Stefano Mele, anche lui, ha chiamato in causa tante persone, ha chiamato in causa tutti i fratelli Vinci, ha chiamato in causa tutti gli amanti della moglie, con una serie di dichiarazioni che hanno fatto più confusione che altro. Insomma, secondo me, alla fine, l'assassino era questo Russo del Mugello, questo tizio, diciamo, che poi... E questo anche per un altro motivo. Daniele, c'è anche da dire che Stefano Mele ha detto di aver gettato la disse che la pistola con la quale aveva compiuto l'omicidio gli era stata prestata per gelosia da uno degli amanti della moglie, Francesco Vinci, e disse che poi dopo l'omicidio questa pistola era stata gettata via, ma la pistola non è stata mai ritrovata. E poi Stefano Mele ha detto di aver sparato lui, ma Stefano Mele non sapeva neanche tenere in mano una pistola, non aveva mai sparato, non aveva mai sparato un colpo, non sapeva neanche usarla una pistola. Infatti poi la pistola non è stata mai trovata sulla base delle sue indicazioni. Tuttavia c'è anche da dire un'altra cosa molto importante: dopo la sua condanna gli inquirenti hanno conservato le cartucce che furono i bossoli, per l'esattezza, che furono recuperati quella notte del 68, perché sono stati esplosi in tutto 8 proiettili quella notte del 68 e furono rinvenuti 5 bossoli. Questi 5 bossoli sono stati conservati in un fascicolo che fu conservato praticamente nell'archivio del Tribunale di Perugia, perché per una questione di procedura il processo d'appello a Stefano Mele fu spostato poi a Perugia per l'appello bis, per ridefinire la pena. Perché dico questo? Perché molti hanno contestato, hanno fatto nascere molte ipotesi e molte dietrologie su questo fatto che nel 1982 questi bossoli ancora risultavano conservati a Perugia. Non c'è nessun mistero, è una cosa perfettamente normale che questi bossoli nell'82 erano ancora conservati e che non erano stati distrutti. Perché è normale? Per due ragioni. Primo, perché i giudici che hanno condannato Stefano Mele non furono convinti del tutto della colpevolezza del solo Stefano Mele, e difatti lui fu condannato sì in via definitiva per il delitto del 68, ma in concorso con un soggetto ignoto. Secondo, non furono distrutti questi bossoli e furono sempre conservati, perché la pistola dell'omicidio del 68 non è stata mai ritrovata. Quindi furono conservati quei bossoli perché potevano essere utili per un eventuale approfondimento di indagine e del processo finalizzato e a trovare la pistola e a individuare l'uomo ignoto che, secondo i giudici, con Stefano Mele aveva partecipato all'omicidio del 68. E difatti nel 1974 si verifica un altro tipo di genocidio molto simile a quello del 68, anzi particolarmente brutale rispetto a quello del 68. Il 14 settembre del 1974 due giovanissimi fidanzati, Stefania Pettini e Pasquale Gentilcore, si appartano in località Rabatta, nei pressi di Borgo San Lorenzo, nel Mugello, località nella quale fu commesso quel furto.
tutto nel 65. Daniele? Dimmi. No, perché ti ho chiamato pure, ma non mi riesce a sentire bene. Che ti ho chiamato... Io ti sento bene, voi mi sentite benissimo? No, ti ho chiamato pure prima perché ti volevo, siccome io stasera parlerò col contagocce, Daniele, no? Tu mi hai parlato del 68, no? In tantissimi mi chiedono, ma tu con chi stai, con chi stai, con chi stai? Allora, io riguardo al 68, ma stasera ti ripeto, parlerò col contagocce, se no facciamo le 3 di notte, e ti posso dire che il nostro gruppo di lavoro, di studio sul mostro di Firenze, del quale fa parte Emanuele, pure Emanuele Sant'Andrea, che saluto caramente e che avrò prossimamente in alcune puntate, noi abbiamo vagliato un prospetto diverso da tanti altri che sono stati presi in considerazione. Noi crediamo che il 68 non sia il primo omicidio del mostro di Firenze. Crediamo che, ma ti ripeto, tra le tante ipotesi, questa è una abbastanza che ci stiamo pensando. Quindi non è il primo della serie, il primo omicidio del mostro di Firenze, bensì sarà il primo, per noi è quello del 74. L'omicidio sia stato compiuto probabilmente da un sicario della banda dei Sardi, può essere anche l'anonima sarda. La pistola probabilmente era, ipotizziamo che fosse di Francesco Vinci, e che in un secondo momento è stata custodita dal Calamosca, ok? Questa è la nostra ipotesi, è suggestiva, però ci stiamo pensando. Prego, vai al 74. Sì, come dicevamo, Stefania Pettini e Pasquale Gentilcore, lei fa la segretaria d'azienda in una piccola azienda che si trova nel quartiere di Novoli a Firenze, Pasquale lavora in un bar che si trova in un edificio sede di una compagnia di assicurazione. Quella sera si appartano in Pasquale accompagna prima la sorella in discoteca, alla vicina discoteca Teen Club di Borgo San Lorenzo, poi va a prendere Stefania e insieme si appartano nella campagna di Rabatta, nei pressi di Borgo San Lorenzo. Ad un certo punto, diciamo approssimativamente intorno alle 23:45 del 14 settembre 74, è un sabato sera, mentre diciamo i due ragazzi amoreggiano in auto, si avvicina qualcuno alla loro auto ed comincia ad esplodere colpi d'arma da fuoco. Pasquale Gentilcore viene raggiunto da 3 proiettili che lo hanno colpito nella schiena, in un arco che andava dalla spalla sinistra alla scapola destra. Altri 2 proiettili gli hanno perforato l'emitorace sinistro, raggiungendo il cuore ed un polmone. La ragazza invece viene attinta da 3 colpi di pistola all'addome e ad un braccio, 4 proiettili al braccio destro. Difatti, c'è da dire che Stefania non muore sul colpo, a differenza di Pasquale. Viene afferrata dall'assassino, trascinata fuori dell'auto e sull'erba e portata praticamente sotto il tubo di scappamento dell'auto, e qui l'assassino, utilizzando un'arma bianca molto tagliente, molto affilata, dalla punta molto sottile, praticamente punge, non a coltella, punge per 96 volte. Vabbè, ovviamente tocca anche degli organi vitali, quindi poi nel contempo causa il decesso della povera ragazza. La punge 96 volte sul corpo, in particolar modo attorno agli organi sessuali, attorno ai seni e attorno al pube. E poi che cosa fa? E questa, diciamo, è una cosa sulla quale dobbiamo riflettere molto. Prende un tralcio di vite e lo infila nella vagina della ragazza, lasciandolo lì. Ora, io l'omicidio, il duplice omicidio per quanto riguarda l'arma da fuoco è stato compiuto con una pistola Beretta calibro 22 della serie 70,
Come poi viene accertato successivamente dalla scientifica, le cartucce, diciamo, che ha usato il mostro di Firenze sono marca Winchester, calibro 22, long rifle della serie H, quindi con una lettera H impressa sul fondello. Ora, per quanto riguarda il tralcio di vite nella vagina, anche questo è un dettaglio sul quale pochi hanno riflettuto, secondo me. Io non sono un criminologo, però ho cercato di seguire la logica. Io penso che quel tralcio di vite non è stato infilato nella vagina dall'assassino semplicemente per fare qualcosa di macabro, diciamo così, che creasse raccapriccio in chi poi avrebbe osservato la scena del delitto. Lui, secondo me, ha voluto comunicare qualcosa, perché serial killer, qualsiasi cosa fanno, questo lo dicono i criminologi, non lo dico io, comunicano. L'omicidio del serial killer è tutto un linguaggio, qualsiasi cosa gli fa. Io penso che lui ha lasciato quel traccio di vite nella vagina per dire: io voglio impedire, ho voluto impedire il congiungimento carnale, la penetrazione tra Stefania Pettini e Pasquale Gentilcore, o che dir si voglia tra Pasquale Gentilcore e Stefania Pettini. Quindi, secondo me, questo gesto macabro già ci può dare, a mio modestissimo parere, una prima chiave di lettura dell'interpretazione degli omicidi di questo essere mostruoso. Cioè, io ho l'impressione che questo tizio odiava la libertà sessuale delle coppie che non erano sposate, e quindi voleva impedire rapporti sessuali che avvenivano tra coppie all'aperto innanzitutto, quindi non all'interno di posti chiusi di case, al di fuori di un rapporto matrimoniale, al di fuori di un rapporto tra marito e moglie. Di conseguenza, secondo me, questo assassino doveva essere una persona molto bigotta, molto, e quindi, diciamo, una persona, come dire, che sì, praticamente un bigotto, diciamo, una persona che odiava la libertà sessuale, che voleva praticamente che le coppie dovevano consumare rapporti sessuali esclusivamente dopo il matrimonio, in un rapporto tra marito e moglie, e che non dovevano farlo all'aperto. Quindi, sì, ecco, uno che nella sua visione folle, psicopatica, abnorme, si sentiva una specie di, tra virgolette, giustiziere, diciamo così, ecco, questo tipo di assassino. E questo lo trovo compatibile, e vengo al tuo discorso, Pasquale, già con l'omicidio del 1968. In quel caso ancora di più, perché nel caso del 68 Barbara Locci e Antonio Lobianco non erano due fidanzati, attenzione, erano due amanti clandestini, quindi nei loro confronti l'odio dell'assassino deve essere stato anche maggiore, e può essere stato quello, diciamo, un fatto che ha fatto nascere in lui questa psicopatia nei confronti delle coppie, che poi si è sviluppata in maniera sempre più abnorme e che lui ha perfezionato in maniera sempre più brutale dal 1974 al 1985. È possibile, secondo me, non diciamo che è la verità, no, però è possibile, ha una logica, secondo me, questa interpretazione. Ti dico di più, nel 1906, innanzitutto, poi va detto anche che i bossoli, che saranno poi analizzati in seguito, risulteranno identici a quelli del 1968. La pistola usata risulterà identica a quella del 1968, perché i segni sono gli stessi, e la pistola non sarà mai ritrovata. E poi c'è anche da dire un'altra cosa, sempre rispetto all'ipotesi sul 68, attenzione, perché anche questo è un dettaglio che è stato poco analizzato. Tutti i bossoli, tutte le cartucce, vabbè, sono cartucce prima che vengono sparate, poi dopo lo sparo si chiamano bossoli in gergo tecnico. Tutte le cartucce che ha impiegato il mostro di Firenze, o comunque chi ha sparato dal 1968 al 1985, appartengono tutte alle stesse scatole di cartucce, tutte quante, e sono scatole di cartucce, come è stato accertato dalle indagini scientifiche, poste in commercio prima del 1968. Questo quindi si ricollega perfetto, ecco perché io contesto, diciamo, chi scollega il delitto del 68
dagli omicidi successivi. Io credo che... Daniele, ma no, stasera non mi riesci a sentire bene. Ascoltami, giustamente tu parli del 74, delle cartucce e cose, però diciamo che nell'82 si saprà tutto quello che è successo prima, perché mo il 74 si sa che sono le stesse cartucce, ma non si sa se, se forse un po' anticipato, però naturalmente fa parte della narrazione che stiamo seguendo. È giusto per le persone che ci seguono. Tu stai facendo un discorso bello dettagliato, penso che glielo stai facendo capire quanto più possibile, anche se purtroppo in tanti diranno è sempre la stessa ramanzina, parlano sempre delle stesse cose. Invece stasera cerchiamo di farlo in modo più dettagliato possibile, tale da non rimanere niente dietro. Riguardo al 74, Daniele, due cose. Io ti ripeto, stasera cercherò di non, anche se vi devono tenere, non ci riesco. Riguardo al 74, sfatiamo anche quella leggenda metropolitana che si disse che attraverso, dopo i 96 colpi di Punzerolo, come se il killer volesse rappresentare un disegno. Noi abbiamo visto le foto e il disegno non esiste proprio. Purtroppo, per fortuna, nel senso, per doverne parlare dovevo vedere anche le fotografie. Mi è capitato di dover vedere queste orribili, purtroppo per la ragazza, insomma, come tutte le vittime del resto del mostro, uomini e donne, mi è capitato di vedere queste fotografie. Effettivamente anche io non ci ho visto nessun disegno particolare dai richiami esoterici e permettimi di dire e baggianate simili, insomma. Daniele, dalle 96 pugnalate si nota un particolare molto importante. Le pugnalate al seno destro sono 6, le pugnalate al seno sinistro sono 12, sì. Quindi questa è una cosa che fa pensare, perché poi vedremo che il seno sinistro mano a mano sarà sempre più attenzionato. Questo riguardo al traccio di vite, potrebbe essere pure una penetrazione fisica che non usa il proprio corpo, però per dare la dimostrazione usa questo traccio di vita. Ma prego. Guarda, io ti posso dire, non voglio anticiparlo, però apro e chiudo parentesi, io ti posso dire che sulla base dei dati che sono stati acquisiti pare che l'assassino, il mostro di Firenze, è intervenuto alla fine di un rapporto sessuale esclusivamente nel giugno del 1982. In tutti gli altri casi, in un certo senso possiamo dire compreso quello del 1968, risulta che l'assassino è intervenuto sempre prima, cioè per meglio dire, per l'esattezza, durante la fase dei preliminari, proprio quasi a voler intervenire subito, soprattutto per impedire il congiungimento carnale, ma comunque per cercare di impedire che il rapporto sessuale si sviluppasse in maniera vera e propria tra la vittima maschile e la vittima femminile. Ecco. Quindi, certo. No, io sì, ho capito quello che dici tu, Dani. Io ti volevo dire una spiegazione, la mia spiegazione, poi non è, è una delle tante. Però secondo me la penetrazione della vagina col tralcio di vite, poi c'è chi dice è stata solamente sfiorata. Io invece so che diciamo è andata abbastanza bene in profondità. E la foto fa capire che era inserita all'interno tra le labbra vaginali, insomma, ecco. Certo, comunque le ha lese, diciamo, quindi sì, diciamo sì, la penetrazione centrale. Non è vero che parecchi dicono no, l'ha appoggiata, non l'ha appoggiata. No. Ti ripeto, questa è come se fosse una penetrazione dell'uomo, però è sempre un'escalation, capito? Sì. Che lui potrebbe pure pensare, potrebbe essere anche impotente, e per cui fa questa azione di simulare una penetrazione dell'uomo, diciamo. Questo è. Io sinceramente non...
Tu cosa pensi? un'ipotesi che tende un po' che sì, è vero che l'assassino non ha mai toccato il corpo femminile, ma non si è neanche mai, consentitemi, non ci sono neanche segni di tracce, diciamo così, di masturbazione da parte di un necrofilo, insomma, insomma non c'è, è vero che non c'è niente di tutto questo, ma io credo che l'interpretazione delle azioni dell'assassino depongono, per l'ipotesi che io sto cercando di tracciare. D'altra parte c'è anche un'altra cosa che noi dobbiamo considerare. L'assassino, dopo l'omicidio, dopo aver colpito le vittime con la pistola, ha sempre, se voi ci fate caso e studiate tutte le scene dei delitti, ha sempre poi separato fisicamente la vittima maschile Sì. dalla vittima femminile. Li ha sempre portati entrambi ad una certa distanza, lui da lei e lei da lui. Anche questa mi sembra una cosa molto significativa. Tra l'altro fu evidenziata anche da Mario Spezzi, un giornalista che nel bene e nel male, insomma, a seconda poi di altre strade che poi ha preso negli ultimi anni e che io non condivido, è un giornalista che comunque per anni ha seguito in maniera molto attenta e molto impegnata la vicenda, e questa interpretazione che anche lui dette mi convinse molto. Questa cosa che disse Mario Spezzi sì, mi fece riflettere anche a me, mi convinse sempre molto. Perché non ha usato l'arma da taglio nel 68? Innanzitutto noi non sappiamo se anche nel 68 lui aveva con sé un coltello, perché comunque questo assassino, e ora lo vedremo, ha seguito tutta una sua escalation. Può darsi che ce l'aveva questo coltello nel 68, può darsi che non l'ha usato perché è stato inibito dalla presenza del bambino, cioè con quel bambino presente che si poteva svegliare, che difatti si svegliò, fu consapevole che non poteva magari fare tutto quello che poi ha fatto successivamente. Io infatti penso che lui ha sparato su Antonio Lobianco e Barbara Locci e, come dire, si è proprio allontanato all'istante, ha colpito le due vittime e, se ne, diciamo, e si è dileguato, o almeno poi ha visto che il bambino subito si è svegliato e si è dileguato. Credo che le cose andarono così. Un'altra cosa molto Daniele, importante della Daniele. vita, Pasquale. Vai, vai. Barbara Locci risulta essere stata pedinata da qualcuno prima di essere uccisa. La stessa cosa è accaduta anche con Stefania Pettini. Stefania Pettini ha confidato a una sua amica di aver avuto l'impressione di essere seguita da un individuo quando, un giorno che era uscita dalla stazione di Firenze mentre si stava recando al lavoro a Novoli, nel quartiere di Firenze dove andava al lavoro. Non solo. Il giorno prima di essere uccisa, quindi il 13 settembre del 74, il titolare della scuola guida dove Stefania stava facendo lezioni per prendere la patente di guida ebbe l'impressione che un'auto stesse seguendo la ragazza. Questo è stato un altro dettaglio significativo. Dopo l'omicidio del 74, gli inquirenti non ebbero neanche, in quel momento non pensarono neanche alla possibilità di un serial killer, all'agire di un serial killer. Addirittura in primo momento pensarono che le vittime erano state colpite con un cacciavite e non pensarono neanche ai colpi di pistola. Infatti si misero a cercare i bossoli successivamente quando l'auto fu rimossa, così inquinando anche la scena del delitto. E forse si spiega anche perché non tutti i bossoli sono stati recuperati, perché su 8 proiettili esplosi furono trovati solo 5 bossoli. L'assassino poi, dopo aver ucciso Stefani e Pasquale, prese anche la borsa della ragazza. Non sappiamo se ha frugato, se ha rubato qualcosa dall'interno della borsa, può darsi di sì, può darsi di no. L'ha presa e poi l'ha abbandonata a circa 200 metri di distanza dall'auto. Passano 7 anni, non sappiamo perché c'è questo, c'è questa pausa di 7 anni. Qui si possono dare tutte le interpretazioni che possibili e immaginabili. Passano 7 anni, il 6 giugno del 1981 avviene un altro duplice omicidio, sempre con la stessa pistola, sempre con le stesse cartucce, quindi con gli stessi bossoli, che provengono sempre dalle stesse scatole di cartucce. Le vittime sono due giovani che stanno amoreggiando in auto, Carmela Denuccio e Giovanni Foggi, anche qui due ragazzi molto giovani, Stefano e Pasquale avevano 19-18 anni. Giovanni è un trentenne, un ragazzo trentenne che fa il dipendente dell'Enel, e Carmela denuncia la sua fidanzata di origine pugliese, è una pellettiera di 21 anni se non sbaglio. I ragazzi quella sera cenano in casa di Carmela, poi escono, sono tra l'altro anche prossimi al matrimonio, con la Fiat Ritmo Rame di Giovanni passano davanti alla discoteca
Anastasia, che si trovava sulle colline di Rovita, vicino alle colline di Rovita, e imboccano una zona di campagna che si trova appunto sulle colline di Rovita, in prossimità di Scandicci, via dell'Arrigo. Si fermano in campagna con questa Fiat Ritmo e intorno più o meno alle 11:30 vengono raggiunti dal mostro di Firenze, dall'assassino, che si avvicina sempre all'inizio dei preliminari. Anzi, i ragazzi esattamente si stavano cominciando a spogliare nel momento in cui l'assassino agisce. L'assassino impugna la pistola e fa fuoco contro i due ragazzi. Giovanni viene raggiunto da tre pallottole che lo colpiscono, due nella zona cranica e una nel torace. Quindi stiamo parlando anche di un discreto tiratore, perché era uno che quando sparava riusciva. È vero che coglieva in sorpresa le vittime, diciamo, e quando le vittime erano indifese perché non se l'aspettavano, però riusciva sempre anche a colpire delle zone vitali. Dopo aver colpito Giovanni con questi colpi di pistola, colpisce anche Carmela. Un proiettile la colpisce di striscio al mento, uno al polso destro, uno all'avambraccio sinistro, uno al torace, perforandolo il cuore, ed un quinto colpo lede la colonna vertebrale, penetrando nella zona cervicale. Poi assesta anche due colpi di arma bianca di sfregio al collo, due al collo e uno al torace di Giovanni. Che Giovanni. cosa fa successivamente? Anche qui separa i corpi, Giovanni lo lascia nell'alto, Carmela la estrae dall'alto, morta, in questo caso sono morti tutti e due sul colpo, la trascina sull'erba, tutto farebbe pensare, diciamo, che viene trascinata sull'erba la ragazza, la porta in una zona che era poco distante dall'automobile, un po' coperta, diciamo così, dalla stradina, e qui che cosa fa? Utilizza un'arma bianca. Taglia il pantalone della ragazza dal cavallo fino alla cintura e attraverso questo taglio di jeans, perché la ragazza quella sera indossava di jeans, le asporta completamente il pube e se lo porta via per giunta. Dopodiché torna all'auto, assesta quei colpi di sfregio, come abbiamo detto prima, Giovanni, si impossessa anche qui della borsetta di Carmela. Tutto farebbe pensare che l'ho vista in questa borsetta e la getta ai piedi dell'automobile e poi se ne va. Insomma, le circostanze dell'omicidio sono molto simili a quelle del 74 e comunque analoghe a quelle del 68, con particolare brutalità perché comincia ad usare anche un coltello, comincia a sfregiare i cadaveri delle vittime con questo coltello, comincia ad effettuare delle mutilazioni con questo coltello, però tutto sembra una tremenda escalation che si origina da quello che lui ha fatto nel 1968. Di questo duplice omicidio ci fu un uomo che fu in primo momento accusato di essere addirittura lui l'assassino e che poi successivamente fu sospettato di aver visto qualcosa, di aver visto l'assassino. Quest'uomo si chiamava Enzo Spalletti, si chiama perché è ancora vivo, faceva l'autista della Croce Rossa locale ed era sostanzialmente un guardone, un indiano come veniva chiamato da quelle parti, cioè una di quelle persone che la notte andavano nella campagna toscana da soli o in compagnia di altri e spiavano le coppie che facevano l'amore in auto. Questi guardoni erano persone molto organizzate, addirittura piazzavano, se ci riuscivano, microfoni sotto le auto delle coppie, registravano con dei microfoni, insomma, facevano veramente l'impensabile per trarre eccitazione dallo spiare, diciamo così, il rapporto sessuale di queste giovani coppie che si appartavano in auto. Enzo Spalletti, perché viene sospettato di questo omicidio? Perché si mette a raccontare di questo omicidio dei particolari che quando li racconta ancora nessuno li conosceva. Lo fa prima con la moglie, poi racconta questi particolari di alcuni amici e conoscenti di un bar che lui frequentava nei pressi della zona del duplice delitto. E quindi, insomma, si mette a fornire una serie di dettagli che non erano ancora comparsi sui giornali. Lui viene interrogato. Prima dice che si era trovato da quelle parti in campagna perché si era appartato con una prostituta. Poi
Poi dice che non è vero che si è appartato con una prostituta e ammette che ci è andato in compagnia di un suo amico, un Fosco Fabri si chiamava questo suo amico, morto oggi, cioè nel frattempo deceduto, guardone anche lui. Fosco Fabri però è rimasto con lui fino ad una certa ora di quella notte, fino quasi alle 11, poco dopo le 11, qualcosa del genere. Insomma, Fosco Fabri se ne va ad un certo punto perché non ci sono, non ci sono auto da spiare, gruppi da spiare. Invece poi Spalletti rimane, però lui poi continua a sostenere che non ha visto niente, continua a sostenire che è tornato a casa, la moglie lo ha smentito sull'orario del rientro a casa, insomma ha fornito una serie di versioni di fatti, però ovviamente gli inquirenti sono rimasti convinti della bontà della loro convinzione, cioè del fatto che lui comunque ha visto qualche cosa, magari addirittura può aver visto in faccia proprio l'assassino. Spalletti però ha sempre negato tutto, sempre. Fu arrestato, fu incarcerato, fu sospettato di essere l'assassino e fu scagionato da un altro duplice omicidio che si verificò nell'ottobre del 1981. Attenzione, su Enzo Spalletti dobbiamo dire una cosa molto importante. Si verificò un episodio molto strano nel periodo in cui lui era in carcere, perché arrivò una telefonata a casa di sua moglie e di suo fratello, cioè della moglie di Spalletti e del fratello di Spalletti, e uno disse state un anonimo disse state tranquilli che tra poco Spalletti uscirà di prigione, però un po' di carcere gli fa bene a quel cretino. Come gli è venuto in mente di andare a raccontare certi dettagli sull'omicidio quando ancora i giornali non avevano divulgato la notizia? E non si è mai saputo chi ha fatto questa telefonata, non si è mai saputo. Poco tempo dopo questa telefonata anonima, l'assassino torna a colpire e questo omicidio scagiona Spalletti. Poco prima del duplice omicidio di Calenzano, che è quello che poi successivamente andiamo ad analizzare, si verifica un altro episodio strano. C'è una guardia giurata, un certo Nicola Esposito, che viene avvicinato in un bar che si trova nei pressi di Calenzano da un uomo alto, robusto, stempiato e con i capelli rossicci. L'uomo gli mostra delle cartucce calibro 22 e gliele cede, gliele offre, aggiungendo che a casa addirittura ne ha altre 500 o 600. Questo è un episodio che ho trovato molto significativo per due ragioni. Primo, perché poco tempo dopo il mostro di Firenze torna a colpire, e torna a colpire proprio a Calenzano, dove si è verificato questo episodio che viene raccontato da questa guardia giurata, Nicola Esposito. Secondo, perché praticamente la descrizione di quest'uomo combacia con la descrizione di un sospettato che tornerà tra poco nel prosieguo della nostra narrazione e che è il protagonista di questa ipotesi che noi stiamo proponendo. 22 ottobre 1981. A Travalle di Calenzano avviene un altro duplice omicidio, sempre due fidanzati che si appartano in auto, Susanna Cambi, che lavora come telefonista in una TV privata, e Stefano Baldi, che fa l'operaio in un ladificio. I due ragazzi che sono prossimi al matrimonio vanno a cena a casa della madre di Stefano Baldi, perché Stefano ha perso il papà, come anche Susanna. I due ragazzi poi, dopo aver cenato, escono dalla casa di Stefano. Stefano dovrebbe riaccompagnare Susanna a casa sua a Firenze, invece decidono di appartarsi nella zona di Travalle, vicino al torrente Marina. E qui nella Volkswagen Golf nera di Stefano si preparano i preliminari per fare l'amore. A un certo punto si avvicina alla loro auto il mostro di Firenze, il quale, ha detto un'altra cosa importante, non solo sceglieva luoghi dove abitualmente le coppie si appartavano, sceglieva sempre o il fine settimana, giorni festivi o prefestivi, oppure sceglieva dei giorni per i quali l'indomani magari non si andava a lavorare, non c'erano impegni di lavoro. Perché dico questo? Perché Stefano Baldi e Susanna Cambi non sono stati uccisi d'estate, a differenza di tutti gli altri omicidi che sono avvenuti d'estate, incluso quello del 68, però, e non vengono uccisi Stefano e Susanna neanche in coincidenza con un sabato, un venerdì o una domenica, però vengono ammazzati alla vigilia di uno sciopero generale. Un altro dettaglio fondamentale, secondo me. Ecco, come se l'assassino
avesse bisogno di un giorno di tempo, un giorno di riposo, l'indomani che aveva compiuto un omicidio, per potersi organizzare bene e rientrare nella sua vita normale. Forse aveva anche famiglia questo tizio, noi non dobbiamo necessariamente pensare ad uno che viveva da solo come un orco, o che viveva in casa con un'anziana madre che gli stava addosso tipo Norman Bates e Psycho, per usare una citazione cinematografica. Noi non possiamo escludere, può darsi pure che questo era un tizio, quando non uccideva, talmente perfettamente normale, talmente un pazzo lucido, che addirittura aveva una vita familiare con moglie e con figli. Noi non lo possiamo escludere questo. Ecco, e Susanna e Stefano vengono colpiti allo stesso modo. Stefano viene colpito da un proiettile alla spalla sinistra e tre alla regione toracica sinistra, che raggiungono il polmone ed il cuore. Post mortem viene colpito da tre colpi di arma bianca al dorso e uno che viene dato nella parte sinistra del collo. Quindi anche in questo caso l'assassino dà alla vittima maschile dei colpi di sfregio con l'arma bianca dopo averla uccisa, colpita ed uccisa con la pistola. Per quanto riguarda invece Susanna, la Susanna viene colpita da un proiettile al pollice, uno al gomito, tre al cuore e uno al polmone sinistro. E i due ragazzi stavolta vengono anche qui separati, tutti e due. L'assassino trascina il corpo di Susanna fuori dall'auto e lo porta, diciamo, in un canaletto di scolo delle acque non molto distante dal lato anteriore destro dell'automobile, della Volkswagen Golf Nera, e Stefano viene trascinato anche lui fuori dell'auto esattamente alla parte opposta, cioè dal lato anteriore sinistro, quindi il lato del guidatore. La ragazza viene portata fuori dell'auto e anche qui l'assassino utilizza il coltello per effettuare una terribile mutilazione. Taglia la gonna di Susanna e asporta completamente il pube, addirittura con un taglio che questa volta è così esteso da arrivare quasi nella zona, diciamo così, dell'ano della ragazza. Quindi un taglio molto esteso, molto profondo, anche più di quello che è stato fatto addirittura nel 1981. Ma non si ferma qui, sempre con l'arma bianca, e qui abbiamo un nuovo salto di qualità da parte dell'assassino. Lui dà dei colpi da punta e taglio sotto il seno sinistro di Susanna Cambi. E qui ci ricolleghiamo anche al discorso che facevi tu prima del 74, quando mi hai detto: noi abbiamo notato che diversi tra i due segni di Stefania Pettini, quello che è stato maggiormente raggiunto da punture è stato quello sinistro. Anche Daniele, da parte dell'assassino. Daniele, mi senti? Sì. Senti, volevo dire un'altra cosa, sempre riguardo a questa famosa escalation. Ricordiamoci che il pub della Denuccio viene tagliato, ma superficialmente, diciamo solo i peli si prendono, non va oltre. Invece la Susanna è proprio una carneficina, cioè là proprio asporta tantissimo. Ecco questa famosa escalation, sì, che va sempre peggio esattamente, nel tempo. Esattamente. E, tra l'altro, il professor De Fazio, che fu uno dei criminologi che indagarono su questi casi, disse che l'assassino si sceglieva sempre delle zone dove le coppie si appartavano, però doveva scegliere sempre delle zone dove in un certo senso comunque doveva sentirsi sicuro e controllare tutto quello che succedeva, avere il controllo della situazione. Io su questo sono perfettamente d'accordo e devo dire che nulla era lasciato al caso. Questo assassino era un pazzo lucido, era uno che si sapeva organizzare molto bene, lo ritengo una persona dotata di una certa intelligenza, non era uno stupido, non era uno che improvvisava, non era uno, si amava anche rischiare, ovviamente, ma fino ad un certo punto. Poi ovvio che a mano che ha cominciato a compiere gli omicidi, ovviamente si è sentito sempre più sicuro di sé.
Perché sceglieva l'estate? Sceglieva l'estate per due motivi. In primo luogo perché lui, il suo primo duplice omicidio, che secondo me è quello del 68, lo ha compiuto in estate. E noi sappiamo che i serial killer devono sempre ricalcare tutta una serie di circostanze che si ricollegano al primo duplice omicidio. In secondo luogo perché d'estate, oppure ecco, i giorni festivi, prefestivi, prima di uno sciopero generale, era molto più facile trovare in giro delle coppie che si appartavano in cerca di intimità. E tra l'altro in quel periodo, in quegli anni, era molto facile che le coppie si appartavano in cerca di intimità in campagna, perché i costumi, le abitudini di all'epoca erano completamente diverse da quelli che sono gli usi, i costumi e le abitudini delle coppie di oggi, anche nella stessa Toscana d'altra parte. E quindi insomma... sono molto significativi anche questi dati. Va detto che per quanto riguarda la scena del duplice omicidio di Travalle di Calenzano, fu trovato un indizio molto importante: furono trovate impronte di suola che andavano da un certo punto del sentiero fin quasi sotto la macchina. Erano anfibi, innanzitutto era un numero di piede, numero 44, quindi una persona molto alta. Questo dettaglio non è da poco, perché sulla scena di alcuni duplici delitti successivi, in particolare quello del 1983 che vedremo e quello del 1984, è emerso che il mostro di Firenze, dell'assassino, doveva essere una persona abbastanza alta, alta per l'esattezza, da un minimo di 1,74 m a un massimo di 1,80 m, 1,85 m, quindi una persona che poteva calzare un numero di piede 44. Le caratteristiche di queste scarpe hanno fatto pensare a degli anfibi. Negli ultimi anni le indagini scientifiche hanno cercato di approfondire ulteriormente questo indizio, si è pensato ad anfibi di tipo militare. Addirittura qualcuno ha pensato a degli stivali molto simili a quelli che avevano in uso i militari della Legione Straniera, o comunque coloro che avevano fatto parte come militari della Legione Straniera. Beh, qui c'è da dire una cosa importante, che nel 1982, tra la fine dell'81 e l'inizio dell'82, le indagini hanno raccolto tante informazioni. Tra queste informazioni che sono state raccolte ci fu anche un detenuto che disse che il mostro di Firenze era un individuo al quale piaceva indossare le divise militari, era un tizio che aveva sfiorato ambienti della criminalità organizzata e possedeva molte cartucce calibro 22 in casa sua. E questo si ricollega anche all'episodio della guardia giurata Nicola Esposito, che incontrando quel tizio con i capelli rossicci, il tizio con i capelli rossicci disse: guarda, io a casa ne ho tante altre di cartucce calibro 22, addirittura 500 o 600. Bene, passano pochi mesi e nel giugno del 1982 l'assassino di nuovo torna a colpire, questa volta a Baccaiano di Montespertoli. Le vittime sono Paolo Mainardi, un meccanico, e la sua fidanzata Antonella Migliorini, anche loro molto giovani, poco più che ventenni. Antonella Migliorini faceva l'operaia in una ditta di confezioni. Quella sera loro vanno a cena in casa di un conoscente, poi vanno a Montespertoli in Piazza del Popolo, si incontrano con alcuni amici, dopodiché decidono di appartarsi in via Virginio Nuova, che era una strada provinciale che collegava Montespertoli a Baccaiano di Montespertoli. Antonella Migliorini in particolare era rimasta molto colpita da tutti questi omicidi che si erano verificati fino ad allora. All'epoca si parlava del maniaco delle cuppie, del mostro di Scandicci, ancora non si diceva chiaramente il mostro di Firenze, e per questo motivo, poiché aveva molta paura, aveva chiesto a Paolo, il suo fidanzato, di non appartarsi in zone proprio isolate. E infatti loro quella sera, più che appartarsi, si fermarono con la macchina, la Fiat 147 di Paolo Mainardi, sul ciglio della strada provinciale, appena dietro una siepe, diciamo così. E tra l'altro, Daniele, sì. Scusami, perdonami, io ogni tanto devo intervenire. Sì. Ricordiamo un'altra cosa. Dall'omicidio del 74, quindi sì. Il primo 81, secondo 81, giugno 82,
Questi quattro omicidi, diciamo che non erano nuovi per queste persone, per questi ragazzi. Questi ragazzi andavano spesso in quelle piazzole, capito? Non è che sono andati per la prima volta. Nell'82, in quella piazzola sono stati visti già due o tre volte mesi precedenti, quindi loro andavano comunque in piazzole che già conoscevano, non si avventuravano in piazzole nuove. Volevo specificare questo. Sì, io ho capito dove vuoi arrivare e sono d'accordo con te, cioè sul fatto che probabilmente l'assassino, potremmo anche pensare che già un po' di tempo prima di colpire, sceglieva una determinata coppia, insomma studiava un po', cioè sceglieva casualmente una coppia, poi però cominciava a studiarne le abitudini, probabilmente sceglieva anche in base a quella fetta di territorio che in quel momento riteneva più sicuro per sé, studiava un po' le abitudini e poi magari le colpiva. Sì, potremmo pensare anche questo, perché dopo tutto lo stiamo dicendo che era un assassino intelligente, bene organizzato, un pazzo lucido, insomma una persona che non lasciava nulla al caso. Ma ti dirò di più, ti dirò di più. Io penso che lui quando uccideva indossava anche i guanti. Io non credo proprio che lui colpiva a mani nude. Io penso che lui, anche se non toccava, diciamo così, cioè toccava le vittime per trascinarle, ma più di questo, io penso che lui comunque usava i guanti, metteva i guanti alle mani. Tant'è vero che mi sembra che non sono state trovate impronte digitali, addirittura dentro funile auto, vabbè che all'epoca le indagini scientifiche venivano fatte in una certa maniera, ecco, diciamo così. Però, insomma, non tant'è vero che addirittura sono state fatte talmente in maniera approssimativa le indagini scientifiche che capitava spesso di non recuperare tutti i bossoli, numericamente parlando, che corrispondevano al numero di colpi che erano stati esplosi dall'assassino. Cioè si trovavano sempre meno bossoli di colpi che venivano sparati. Vabbè, era in aperta campagna, la scena del delitto non veniva adeguatamente tutelata, insomma, quindi si faceva una confusione enorme. Però la tua ipotesi, almeno se tu è lì che vuoi andare con l'osservazione che hai fatto, sì, in teoria sono d'accordo con te, è una cosa possibile, verosimile, perché no? Ci sono, Daniele, ci sono tante scuole di pensiero, chiamiamole così, no? Che dicono, sono anni che si parla di questo, ma le coppie venivano seguite oppure erano casuali? Per me ogni qualsiasi coppia era seguita, era conosciuta e voleva colpire proprio quelle. Tante persone invece dicono che lui avesse attorno agli omicidi, diciamo, altre postazioni, altre piazzole, faceva giri vari e come ne trovava una, diciamo, libera, l'andava a colpire. Secondo me invece le seguiva e perciò andavano sempre alle stesse parti, diciamo, sì. E colpiva per, può essere pure per qualche, qualsiasi coppia può essere pure che sia stata colpita per qualche motivo particolare inerente alle famiglie, al posto, alle conoscenze, sì. Questo è il mio, questo penso io. Ma io ti dico anche di più, questo poi si ricollega anche al secondo che noi abbiamo fatto, Daniele, e che non finisce con i... Io addirittura vorrei citare anche l'avvocato Filastò, l'avvocato Nino Filastò, che è un penalista che ha seguito moltissimo il caso, è stato l'avvocato difensore di Mario Vanni, e tra l'altro anche su questo voglio aprire una piccola parentesi, ma proprio brevissima. L'avvocato Filastò disse che anche Susanna Cambi sarebbe stata pedinata probabilmente dall'assassino, dal mostro di Firenze. In un'occasione la ragazza, che era in auto con la madre, avrebbe notato un tizio che la seguiva e avrebbe detto vicino alla madre, ecco qua, è sempre la stessa persona che ancora mi sta rompendo le scatole. Addirittura l'avvocato Filastò disse che Susanna, per seminare quest'uomo, quasi stava rischiando in quella occasione di fare un incidente stradale. Io non credo che l'avvocato Filastò, detto proprio chiaramente, ha raccontato una cosa inventata. Io, l'avvocato Filastò ha studiato per anni questo caso, ha studiato un'infinità di carte processuali, di indagini di polizia giudiziaria. Io credo che ci ha sempre raccontato un episodio vero, sul quale secondo me pure bisognerebbe riflettere tantissimo, unitamente a tutto quello che abbiamo detto sul pedinamento di Stefania Pettini nel 74, Barbara Locci
nel 1968, questa cosa che lui ha raccontato sul 1981, insomma, anche questi collegamenti vanno fatti, perché secondo me sono significativi. E tra l'altro Susanna Cambi aveva frequentato anche una località, Padolivo, che si trovava nel Mugello, che era stata frequentata anch'essa da Stefania Pettini, casualità o meno. Stefania Pettini, lo ricordiamo, vittima del 74, e qualche settimana prima di essere uccisa assieme al fidanzato Stefano Baldi, Susanna aveva fatto una gita con il fidanzato Stefano proprio nel Mugello. Ci fu anche un altro episodio un po' particolare, in tutta onestà, che avvenne in occasione del delitto di Susanna Cambi e Stefano Baldi. Dunque, la mattina del 23 ottobre dell'81, la madre di Susanna andò a denunciare la scomparsa della ragazza. Poi andò a casa di sua sorella, cioè della zia di Susanna, perché in quel periodo Susanna e la madre e la sorella stavano per cambiare casa a Firenze. Nel frattempo si erano temporaneamente sistemate in casa della zia di Susanna. Arrivò una strana telefonata quando il duplice delitto ancora non era stato scoperto. Un uomo sui 30-35 anni con accento toscano disse: buongiorno, vorrei parlare con la madre di Susanna Cambi. A rispondere al telefono fu la zia di Susanna, e la zia di Susanna disse: guardi, in questo momento mia sorella non può rispondere, può dire a me, può parlare anche con me. E questo qua insisteva, diceva: no, io devo parlare proprio con la madre di Susanna Cambi. La donna disse: ma guardi, mia sorella sta a riposo a letto, non può venire a rispondere al telefono, dica a me di cosa si tratta. E disse: no, devo parlare con lei perché ho bisogno di alcuni chiarimenti. A questo punto la donna disse: ma chiarimenti riguardo alla ragazza, riguardo a mia nipote Susanna? Sfortunatamente proprio in quel momento cadde la linea telefonica, pare per un guasto in zona, e quindi non fu possibile poi stabilire chi aveva fatto sta telefonata. È un episodio che può significare tutto e può non significare niente, però è anche questo molto strano. Può darsi anche che era un poliziotto che voleva dei chiarimenti dopo questa denuncia di scomparsa che era stata presentata. Poi l'omicidio fu scoperto poco dopo, più o meno un'ora dopo, qualche ora dopo, da dei contadini che si trovarono a passare in zona. Anche dopo l'omicidio del 1982, che abbiamo poc'anzi analizzato, sono avvenuti tanti fatti strani. Arrivarono una serie di telefonate strane all'ospedale di Empoli, perché tra l'altro il magistrato Silvia Della Monica aveva fatto diffondere la falsa notizia che Paolo Mainardi, prima di morire, perché il ragazzo morì dopo ore di coma, era riuscito a comunicare qualcosa di utile agli investigatori sull'identità dell'assassino. Quindi arrivò una strana telefonata all'ospedale di Empoli, qualcuno che disse di essere il mostro di Firenze voleva sapere che cosa aveva rivelato il ragazzo prima di morire. Poi arrivò una telefonata anche al quotidiano La Nazione di Firenze, una voce anonima disse di essere il mostro di Firenze, disse: sono il mostro di Firenze e non mi prenderanno mai. Arrivò un'altra strana telefonata allo zio di Paolo Mainardi, una voce anonima disse: il mostro ha colpito ancora. E poi arrivarono una serie di telefonate che addirittura si protrassero fino al 1984 a Lorenzo Allegranti, il paramedico che soccorse in auto Antonella Migliorini e Paolo Mainardi, due ragazzi. Perché? Perché Lorenzo Allegranti, a differenza di altri testimoni, disse che anche Paolo Mainardi, come Antonella Migliorini, si trovava sul sedile posteriore della macchina, non sul sedile anteriore. Infatti questo poi ha fatto nascere un'infinità di ipotesi anche sulla dinamica del duplice omicidio. Alcuni hanno detto che il duplice omicidio è avvenuto con Paolo Mainardi al volante, che ha tentato di spostare in retromarcia la macchina, le ruote sono finite in un fosso, l'auto è rimasta bloccata e così via. Altri invece hanno detto no, che Paolo quindi si trovava anche lui sul sedile posteriore in quel momento, quando aveva da poco finito di consumare un rapporto sessuale. L'assassino, dopo averli colpiti con la pistola, si era messo addirittura lui al volante della macchina, aveva tentato di spostare l'auto, era rimasto con le ruote bloccate, poi era uscito dall'auto gettando via le chiavi, eccetera, eccetera, prima di sparare poi ai fari anteriori. Insomma, sta di fatto che Lorenzo Allegranti si è detto sempre convinto del fatto che anche Paolo Mainardi stava sul sedile posteriore della macchina e non anteriore. Insomma, sta di fatto che qualcuno telefonò a Lorenzo Allegranti e gli fece più telefonate, protrattesi addirittura fino all'84, e voleva per forza sapere
la verità, disse, cioè voleva sapere alle grandi come mai lei ha dichiarato cose diverse da quelle che hanno detto gli altri testimoni, da quello che dicono gli inquirenti. Addirittura è arrivato a minacciarlo. E una volta questo tizio ha dichiarato di essere della Procura della Repubblica di Firenze, un magistrato addirittura, e ha detto che stava chiamando dalla Procura della Repubblica di Firenze, fino in una di queste telefonate a rivelare: io sono il mostro di Firenze. Sono telefonate anche queste molto strane, molto inquietanti, anche perché addirittura l'ultima telefonata che ha ricevuto Lorenzo Allegranti è arrivata nella pensione di Rimini, nella quale Allegranti stava facendo le vacanze estive con la sua famiglia, e nessuno sapeva che Lorenzo Allegranti stava in vacanza, o doveva sapere che Lorenzo Allegranti stava in vacanza con i suoi parenti. Anche questo è molto molto strano, molto. Sì. Daniele, ascoltami, sì. Il tuo racconto è accattivante ed è molto molto dettagliato. Io direi però, per non annoiare le persone, sì, perché sicuramente tutti questi fatti li sanno, io direi di andare a 83 farlo proprio velocemente, giusto i dettagli. Semmai nell'84 ti soffermi un poco e nell'85 lo stesso, e poi andiamo al succo della questione per mettere in evidenza questo famoso rosso del Mugello. Capito, Daniele? Sì, io ho capito quello che dici tu, però la gente potrebbe annoiarsi perché tutti questi fatti la maggior parte li conosci, ok? Quindi permettimi soltanto di dire una cosa, Pasqua, veramente molto velocemente. Io non ho mai creduto alla tesi di più assassini, perché queste psicopatie, la psicopatia che ha dimostrato il mostro di Firenze, sono cose soggettive, appartengono alle fantasie psicopatiche di un solo soggetto e non sono cose trasmissibili tra più persone, certe fantasie omicide. La seconda cosa che io ti volevo dire, e questo è fondamentale, nell'estate dell'82 viene scoperto il collegamento con il delitto di Signa, stessa pistola, stessi posti. Allora, attenzione, gli inquirenti, a cominciare dalla dottoressa Silvia Della Monica, hanno sempre detto che hanno scoperto il collegamento tra Signa e tutti gli altri omicidi attraverso la memoria tardiva di un maresciallo dei carabinieri che nel 68 stava in servizio a Signa. Non è così. E lo dico non perché per il gusto di contestare, ma perché ci sono documenti ufficiali dai quali emerge che la stessa dottoressa Silvia Della Monica scoprì il collegamento tra il 68 e gli episodi successivi attraverso un anonimo che indicò il fascicolo di Perugia all'interno del quale erano custoditi i bossoli prelevati la notte dell'agosto 68 dalla scena del duplice delitto di Signa. Quindi non è vero che il fatto del maresciallo Fiuccese, ci sono proprio dei documenti che lo dimostrano, che ci fu un anonimo che li mise sulla strada giusta. Arriviamo all'83. Sì, liquidiamolo velocemente l'83, ok? Sì. Semmai sull'84 qualcosina in più, e poi andiamo, perché tu hai da dire le cose. Quindi queste qua cominciamo, andiamoci abbastanza velocemente, Daniele, sì. Vai. Due studenti tedeschi di 24 anni, Horst Überusch e Horst Meyer Überusch, vengono a fare un viaggio in Italia, arrivano anche in Toscana. Si recano, quando arrivano in Toscana, il giovedì 8 settembre 1983, prima vanno alla piazzola degli Scopeti, che tornerà importante nell'85. Qui si fermano con il loro Volkswagen Camper Golf, con il loro Volkswagen T24, vengono allontanati da un metronotte e si recano nella zona del Galluzzo, alle porte di Firenze. Qui si fermano in sosta in una zona dove non avrebbero potuto fare campeggio. La sera di venerdì 9 settembre 1983 vengono ammazzati a colpi di pistola dal mostro di Firenze, sempre nello stesso identico modo. Überusch viene colpito da due proiettili all'altezza della bocca, da un proiettile all'avambraccio sinistro, da un colpo di striscio alla coscia sinistra. Furono rilevate poi alcune scoriazioni alla gamba sinistra. Horst Meyer fu colpito da un colpo al cranio, uno al fianco destro che aveva perforato pure il polmone sinistro e uno nella regione glutea sinistra. Per come fu analizzata la scena del delitto in base agli spari, eccetera, si stabilì che lo sparatore doveva essere alto minimo 1,74 m, massimo 1,80 m, 1,85 m, presumibilmente quindi numero di piede 44. Attenzione, l'assassino non ha usato il coltello perché qui si trattava di due uomini. Tutti quanti hanno detto che è stato un errore dell'assassino, li ha uccisi perché ha creduto che fossero un uomo e una donna. No, io contesto questa tesi.
l'assassino li ha uccisi, secondo me, proprio perché erano due uomini, cioè li ha uccisi perché li ha ritenuti, a torto o a ragione, attenzione, due omosessuali. E qui ci colleghiamo al discorso che lui odiava la libertà sessuale, e se odiava la libertà sessuale delle coppie eterosessuali, figuriamoci quanto poteva odiare la libertà sessuale di una coppia omosessuale. Infatti anche qui l'assassino ha lasciato un messaggio del suo agire: ha preso una rivista che si trovava all'interno del furgone dei tedeschi, Golden Gay, una rivista dell'agosto 1981, una rivista erotica che parlava di omosessuali, l'ha presa, l'ha stracciata e l'ha lasciata ai piedi del camper. 1984, sì, diciamo, sì, che è forse per la tua, per quello che pensi tu, diciamo, il tuo e quelli che pensano sul Rosso del Mugello, ci abbiamo fatto pure la locandina che è proprio specificata per questo omicidio. Quindi luglio 84, cosa succede? Nel 1984, e innanzitutto noi, prima di arrivare all'omicidio dell'84, ecco, qui già possiamo arrivare al nostro protagonista, perché nel luglio del 1984 si verifica un episodio molto importante. È il pomeriggio del 29 luglio del 1984. Il pomeriggio del 29 luglio del 1984 c'è un uomo che si chiama Baldo Bardazzi, che gestisce, diciamo così, un piccolo posto di ristoro, un bar, trattoria, diciamo così, che si trova in località Torre del Mugello. Torre del Mugello, che dista più o meno 10 km da Vicchio del Mugello. Il pomeriggio del 29 luglio del 1984 ci sono due ragazzi molto giovani, sui 18 e 19 anni, che si recano nel suo locale. Bardazzi dice intorno alle 16.45, verso le 16.45, a effettuare una breve consumazione. Poco dopo che i ragazzi entrano nel suo locale e che si siedono al tavolino, entra un uomo che si siede a un tavolino non molto distante da quello dei ragazzi, ordina una birra, prende una birra, la sorseggia molto lentamente mentre è seduto al tavolo e osserva insistentemente questi due ragazzi, molto insistentemente, con un'aria quasi arrabbiata, insomma. Addirittura a un certo punto Bardazzi nota che quest'uomo fa una specie di smorfia con la bocca, un gesto con la bocca strano, portandosi una mano alla bocca, come se volesse nascondere, non lo so, delle parole che stava dicendo sottovoce o qualche smorfia strana che stava facendo per qualche motivo particolare. Bardazzi rimane colpito da quest'uomo perché è vestito di tutto punto, giacca e cravatta, e porta a un dito un anello molto particolare, molto particolare. Furono mostrati poi degli anelli a Bardazzi. Bardazzi fece fare anche un fedele identikit di quest'uomo, e addirittura l'anello che quest'uomo portava al dito sembrava essere identico a certi anelli che portavano al dito coloro che avevano fatto parte della legione straniera. Comunque sia, Bardazzi dà una descrizione di quest'uomo: un uomo dell'età di circa 50 anni, alto 1,75 o comunque anche più alto di 1,75, corporatura robusta, con la faccia abbastanza fina, i lineamenti irregolari, occhi marroni, naso normale, fronte ampia e stempiata, capelli molto corti, biondi sul rossiccio, nessun segno particolare né in faccia né altrove, guance non incavate, senza occhiali, zigomi non sporgenti, mento non pronunciato, ottime condizioni fisiche, niente barba, niente baffi, niente basette, senza occhiali e né abbronzato. L'individuo in quel momento indossava un completo, pantaloni e giacca di colore beige chiaro, camicia celestina, cravatta scura, scarpe scure, all'anulare, appunto, portava della mano sinistra, portava questo anello. Le sue mani erano grandi e grosse, proporzionate alla sua corporatura. Di quest'uomo viene fatta una descrizione molto importante, perché ci sono anche altri testimoni che lo notano. Ci sono altri testimoni che notano un uomo alto e robusto, stempiato, con i capelli biondo rossiccio, sui 45-50 anni, e che dal modo di parlare viene ritenuto originario di Scarperia, che è un comune che si trova tra San Piero a Sieve, e appunto, cioè è proprio nel cuore del Mugello, vicino San Piero a Sieve. Quest'uomo, proprio nell'estate dell'84, viene visto più volte sulla strada Saginalese, che si trova anch'essa nel Mugello, e soprattutto viene visto nel bar alla stazione di Vicchio del Mugello, bar nel quale durante quell'estate dell'84 lavorava Pia Rontini,
che è la ragazza che fu uccisa il 29 luglio dell'84 assieme al suo fidanzato Claudio Stefanacci. Il pomeriggio appunto del 29 luglio dell'84 quest'uomo viene visto da questo testimone oculare Bardazzi. E perché è importante la testimonianza di Bardazzi? Perché quando avviene il duplice omicidio di Vicchio, Bardazzi vede la foto delle giovani vittime sul giornale, si presenta agli inquirenti, racconta tutto questo episodio e dice: sono sicurissimo che i ragazzi che sono entrati nel mio bar quel pomeriggio e che quest'uomo molto inquietante ha osservato insistentemente con brutte espressioni del viso sono proprio Pia Rondini e Claudio Stefanacci, i due ragazzi che quella stessa sera sono stati uccisi dal mostro di Firenze. Infatti Bardazzi ricorda anche che i ragazzi andarono via poi a bordo di una Panda Celestina e Claudio Stefanacci possedeva una Fiat Panda Celestina, una Panda che era stata parcheggiata insomma proprio quasi davanti all'ingresso. Tra l'altro c'è una cosa molto strana che racconta Bardazzi. Quest'uomo ha sorseggiato molto lentamente la sua birra osservando questi ragazzi. Quando i ragazzi poi hanno pagato la consumazione e se ne sono andati, l'uomo ha bevuto tutto di un fiato questa birra che gli era rimasta ancora nel bicchiere, si è alzato anche lui ed è andato via, proprio come se li volesse seguire. E infatti noi dobbiamo, proprio come se stesse facendo un pedinamento. Purtroppo Bardazzi non è riuscito a osservare la macchina di quest'uomo. Certamente era arrivato con un'auto anche lui, probabilmente l'ha parcheggiata sul retro del locale proprio per non dare più di tanto nell'occhio. Anche su Pia Rondini noi dobbiamo dire che ci sono stati dei pedinamenti, anche su di lei, perché, ecco, qui praticamente ho davanti a me i dati, ad una sua amica danese, Pia Rondini aveva confidato che presso il bar alla stazione di Vicchio si recava un tizio che la importunava e che la seguiva. Non soltanto, una sera di quell'estate 84, uscendo dal lavoro, Pia fu accompagnata a casa in auto da un suo amico. Questo amico suo ebbe l'impressione che una persona a bordo di un'altra auto stesse seguendo Pia, che comunque abitava, diciamo, a breve distanza da... Per quanto riguarda la testimonianza di Bardazzi, io la ritengo molto attendibile, perché il pomeriggio del 29 luglio del 1984, tra le 16 e le 17, Pia Rondini non si allontanò da Vicchio del Mugello, il paese nel quale vive e abitava, assieme al suo fidanzato Claudio Stefanacci. Fece ritorno sul posto di lavoro alle 16.50. Certo, i tempi non è che sono un po' stretti, perché Bardazzi dice: io ho visto i due ragazzi che potevano essere le 16.45, mentre risulta che alle 16.50 Pia Rondini rientra sul posto di lavoro. Però io penso che la testimonianza è molto attendibile, anche perché si ricollega a tutti gli altri elementi che noi già abbiamo detto precedentemente. Daniele? Sì. Allora, Bardazzi mi ha detto anche altri due particolari molto importanti. Sì. I ragazzi a lui qualche giorno prima li aveva già visti, erano già andati in quel bar. Seconda cosa importante, che lui dice che aveva una forte somiglianza con l'infermiere Vignini, ok? Sì. Non era Vignini l'infermiere in quello, però aveva una forte somiglianza. Adesso noi abbiamo la foto di Vignini e abbiamo tre foto di gente entrata nelle indagini che abbiamo attenzionata e che somigliano molto a quella persona. Sarà interessante riuscire a capire. Sì. Sarà importante riuscire a capire se c'è un nesso tra l'uomo che ha visto Bardazzi e questi personaggi che abbiamo noi. L'unica cosa è farglieli vedere praticamente. Vediamo che succede. C'è da dire anche un'altra cosa importante. Io ritengo che quest'uomo, il mostro di Firenze, il rosso del Mugello, io penso che era proprio veramente del Mugello, era molto di casa in quella zona, anche per un altro motivo. Il 29 luglio del 1984, una domenica sera, si badi che l'assassino non ha mai colpito di domenica sera, ha sempre colpito nel 68 di mercoledì, poi nel 1974 nel giugno dell'81 ha colpito di sabato, nell'ottobre dell'81 ha colpito il giovedì ma prima di uno sciopero generale, 82 pure ha colpito di sabato, l'83 di venerdì sera, nell'84 colpisce la domenica. E attenzione,
c'è da dire altri due dettagli importanti. Uccide alle 21:40 quella sera, lui non ha mai colpito così presto, ha sempre colpito tra le 11 e la mezzanotte. E non solo, Pia Rontini e Claudio Stefanacci si appartarono in una zona, in una stradina sterrata che era strettissima, entrava a malapena l'auto di Stefanacci in retromarcia, in un sentiero proprio che era quasi completamente nascosto, in un sentiero che era proprio frequentato da Pia Rontini e Claudio Stefanacci, e quella sera per giunta la coppia non aveva intenzione, non aveva programmato di uscire, perché Pia era tornata abbastanza stanca dal lavoro. Fu la madre che disse: vabbè, sei tornata molto stanca, però se vuoi andarti a fare un'uscita con Claudio, falla pure, l'importante è che torni presto. Tutto questo mi fa proprio pensare che lui stava addosso alla ragazza in quel periodo, effettivamente, con Lima, con tutti questi avvistamenti, quindi, e che lui era molto di casa del Mugello. Oppure mi fa pensare che lui, se non abitava proprio nel Mugello, aveva una base di appoggio nel Mugello, cioè che lì ci poteva trascorrere giorni, settimane, allontanandosi da quello che era il suo abituale luogo di residenza, di domicilio e via dicendo. L'omicidio di Pia Rontini e Claudio Stefanacci è stato uno dei più brutali che si sono verificati. Claudio Stefanacci è stato colpito da 4 proiettili, 2 al torace, 1 al cranio, un quarto ha raggiunto più volte i pantaloni, determinando la lesione, aveva raggiunto la regione glutea. Il giovane inoltre risultò colpito con uno strumento da punta e taglio, riportando numerose ferite, 10, all'emitorace sinistro, al fianco sinistro, all'ipocondrio, alla fossa iliaca destra, all'avambraccio destro, alla coscia sinistra ed in regione lombare destra. Tali ferite presentavano scarsi segni di vitalità, per cui furono inferti in un momento successivo rispetto all'esplosione dei colpi di arma da fuoco, o subito dopo la morte o in limine vite. La ragazza invece era stata attinta da un colpo d'arma da fuoco allo zigomo destro, che penetrato nel cranio aveva causato la morte immediata, e da un colpo all'avambraccio sinistro. Poi si riscontravano 2 ferite da punta e taglio in regione latero cervicale destra e 7 piccole ferite piuttosto superficiali all'emitorace sinistro. L'assassino poi prese Pia, la trascinò fuori dell'auto, la ragazza era già morta, non era ancora in vita e non ha affatto gridato, come ha detto Giancarlo Lotti raccontando Lotti un mucchio di fandonie. L'ha trascinata praticamente in un campo di erba medica a pochissimi metri di distanza dalla Fiat Panda celeste di Claudio. Claudio è rimasto nell'auto, anche stavolta ha separato le vittime come abbiamo visto. E qui fa un'altra escalation, perché usando l'arma da punta e taglio, questa volta non soltanto l'assassino asporta completamente il pube e se lo porta via come sempre, ma asporta completamente anche il seno sinistro di Pia, e anche quello se lo porta via. Un altro salto di qualità macabro, molto macabro, da parte del mostro di Firenze. Non l'ha sollevata Pia, ma l'ha trascinata, perché ci sono dei graffi sulla schiena che fanno pensare che lui l'ha trascinata per quei pochi metri. Daniele, scusami, sì. andiamo al 16 ottobre 84, che succede? Sì, scusami, ti posso dire un'altra cosa sulla notte del 29 perché... luglio 84? Sì, però dobbiamo essere più concisi, Daniele. Sì, e quella notte ai carabinieri del Mugello arrivò una stranissima telefonata. Ci fu un uomo che telefonò ai carabinieri, disse di chiamarsi Farini e di essere possessore di un panificio nella zona appunto del Mugello. Denunciò un incidente stradale. I carabinieri si presentarono seguendo le indicazioni date da quest'uomo, un uomo con accento toscano e di età matura, disse il carabiniere che raccolse la telefonata. Andarono sul posto i carabinieri, scoprirono che assolutamente non era avvenuto nessun incidente in quella zona, nessuno, e che non esisteva nessun panificio di nome Farini. Chi ha fatto quella telefonata non soltanto si ha voluto prendere in giro gli inquirenti, ma si è ispirato ad un fumetto che era uscito nel gennaio dell'82, un fumetto ispirato ai delitti del mostro di Firenze e che si chiamava L'assassino del bisturi. Infatti in questo fumetto chiamato L'assassino del bisturi si parlava di un tale Farini, che poi era un personaggio che si rifaceva a Enzo Spalletti. Quest'uomo Farini veniva sospettato degli omicidi e moriva in un incidente stradale. Io penso che a fare quella telefonata fu proprio il mostro di Firenze, che volle farsi beffe degli investigatori.
E giustamente Paolo Cochi, il documentarista scrittore che si è molto occupato di questa vicenda e di questa pista in particolar modo, si è sempre chiesto: ma esiste un'audioregistrazione di questa telefonata? Perché se esiste è anche possibile arrivare addirittura alla voce del mostro di Firenze. Purtroppo però gli approfondimenti che lui ha chiesto anche su questo punto, perché poi vedremo quali altri approfondimenti sono stati chiesti, non hanno portato a nulla di fatto, perché non hanno voluto approfondire su questo punto. E arriviamo, diciamo, al 16 ottobre del 1984, ed è qui che la situazione inizia a farsi molto interessante. Il 16 ottobre del 1984, alla Procura della Repubblica di Firenze, viene depositato un voluminoso rapporto di 50 pagine da parte del maggiore comandante dei carabinieri di Borgo San Lorenzo nel Mugello, Sebastiano Anzà. Il maggiore Anzà indica un uomo che noi chiameremo il Rosso del Mugello, appunto, perché io personalmente conosco il nome di quest'uomo, ma per ovvie ragioni, conosco nome e cognome, ma per ovvie ragioni non lo posso comunicare. Il maggiore Anzà informa la Procura della Repubblica di Firenze di ritenere quest'uomo il mostro di Firenze, lo dice chiaramente: indagate su quest'uomo perché noi riteniamo sia l'assassino. Allora, quest'uomo non è una conoscenza, è una conoscenza già nota per il maggiore Anzà, perché nel giugno del 1966 questo maggiore dei carabinieri già depositò a suo carico una denuncia raccolta dai carabinieri del quartiere fiorentino di Rifredi per reati contro la libertà sessuale. I carabinieri di Borgo San Lorenzo lo sospettarono del furto della beretta calibro 22 modello 75 rubata da un'armeria di Borgo San Lorenzo Mugello la notte del 5 febbraio 1965, lo sospettano dei delitti di mostro di Firenze e i carabinieri ritengono che quest'arma rubata da quell'armeria nel 65 e mai ritrovata è proprio la famosa beretta calibro 22 che sta adoperando il mostro di Firenze. L'uomo, quest'uomo che noi continueremo a chiamare il Rosso del Mugello per un fatto di correttezza, ha avuto anche dei trascorsi in ambienti di criminalità comune, quindi è stato, la sua storia ha sfiorato il mondo della criminalità organizzata. Nel giugno del 1966 è stato denunciato per reati contro la libertà sessuale, è stato sospettato del furto della beretta, è stato perquisito, gli hanno trovato due cartucce calibro 22 e 10 bossoli calibro 22 che furono anche sequestrati. Pare che ha avuto dei trascorsi in ambienti di estrema destra, è stato un informatore in ambienti giudiziari ed è stato dentro anche per truffa e per resistenza pubblico ufficiale. Poi ci sono anche alcuni dettagli molto interessanti. Risulta essere nato a Scarperia, nel Mugello, ha vissuto a Scarperia fino alla metà degli anni 60 e poi si è trasferito nella zona ovest di Firenze, che guarda caso è una zona di Firenze molto vicina all'area entro la quale si è mosso il mostro di Firenze. Pare però che quest'uomo, attenzione, pur essendosi poi trasferito a Firenze, ha mantenuto una base di appoggio proprio nel Mugello. Quest'uomo assomiglia al tizio che Nicola Esposito, quella guardia giurata, ha visto nell'estate dell'81 in un bar dei pressi di Calenzano. Assomiglia all'uomo che è stato visto sulla Sagginalese del Mugello nel luglio del 1984, assomiglia all'uomo che alcuni avventori e dipendenti del bar, la stazione di Vicchio del Mugello, hanno visto nel luglio del 1984, il bar nel quale lavorava Piarontini, e assomiglia all'uomo che Baldo Bardazzi ha visto nel suo locale in zona Torre del Mugello il pomeriggio di domenica 29 luglio 1984. I carabinieri tra l'altro hanno chiesto anche una perquisizione nei confronti di quest'uomo, però questa perquisizione è stata negata fino al giugno del 1985. Nel giugno del 1985 quest'uomo fu perquisito, trovarono una pistola nella sua disponibilità, ma non era la pistola che era stata rubata nell'armeria del Mugello, e per questo motivo poi fu lasciato andare, e per questo motivo la SAM, la squadra antimostro che nel frattempo era stata creata per indagare sui delitti seriali di Firenze, non lo inserì neanche nella lista dei sospettati. Questa pista fu seguita per un po' di tempo anche dal sostituto procuratore della Repubblica di Firenze, per Luigi Vigna, però poi fu abbandonata, diciamo, per
per questi motivi. Ed è questo, diciamo, il primo rapporto molto interessante che viene depositato nei confronti di quest'uomo, che è il protagonista di questa storia. Quindi possiamo dire che, tra l'altro, anche Paolo Cochi, che ha approfondito questo rapporto investigativo, ha confermato recentemente che l'identikit che è stato fatto fare da Baldo Bardazzi è perfettamente sovrapponibile al viso di quest'uomo, di questo signor Omissis, di questo russo del Mugello, che fu sospettato, lo ripeto ancora, attenzione, fu sospettato proprio di essere il mostro di Firenze, fu sospettato di essere in possesso di questa pistola rubata prima del delitto del 68, pistola ritenuta compatibile con tutti i delitti del mostro di Firenze, e che fu sospettato di essere il mostro di Firenze. Quindi era alto, robusto, 1,75 m se non di più, 40-45 anni nel 1984, con i capelli biondo rossiccio. Combacia tutto, insomma, quindi è... Daniele, poi nel giugno, passiamo al giugno 85, succede un altro fatto, cosa succede? Sì, praticamente c'è una cosa molto strana. Nel giugno del 1985 vengono effettuate delle ricerche in cancelleria, proprio per andare a approfondire tutto questo materiale balistico che era stato sequestrato in casa di quest'uomo nel giugno del 66, quindi le due cartucce calibro 22, lo ricordiamo ancora una volta, i 10 bossoli calibro 22. Ebbene, si scopre che praticamente tutto questo materiale balistico sequestrato è scomparso, non se ne trova più traccia. Molto strano anche questo. Certo. Se, come abbiamo detto prima, è venuto fuori che questo tizio era stato un informatore in ambienti giudiziari, insomma, ci sono delle cose un po' che puzzano un po' di bruciato, e diciamolo senza mezzi termini, è una figura un po' ambigua, un po' inquietante, così come sono inquietanti tutti questi fatti, perché questo materiale balistico che gli è stato sequestrato risulta scomparso dalla cancelleria. Lui non è stato inserito nella lista dei sospettati dalla squadra antimostro. La squadra antimostro, quando è passata dal dottor Sandro Federico al dottor Ruggero Perugini, ha citato, diciamo così, tutti questi sospetti che sono emersi nell'84, le perquisizioni che sono state fatte allora, però poi è stato detto che queste perquisizioni, queste strade non hanno portato a nessun sospettato in particolare, e non è vero, perché c'è il rapporto dei carabinieri del maggiore Anzà. E alla base di tutto, ecco, ci si chiede: ma perché questa pista è stata tralasciata, visto che tutto combaciava con queste testimonianze, con questi avvistamenti, con questi pettinamenti, con tutte queste circostanze di luogo, di data, di fatti che ponevano quest'uomo proprio nell'area in cui si è mosso il mostro di Firenze e in cui il mostro di Firenze ha dimostrato di essere di casa lì? Ripeto, è tutto molto molto strano. Tra l'altro io voglio aggiungere anche un altro piccolo particolare a quest'uomo, poi ci arriviamo tra poco. A quest'uomo sono state fatte, dopo il delitto dei francesi nell'85, è stata posta anche la fatidica domanda: tu dove ti trovavi quando è stato compiuto il duplice omicidio? E quest'uomo, davanti a me il dato, sì, ha fornito un alibi, ha detto che aveva passato che praticamente in coincidenza con il delitto dei francesi lui si trovava a Forte dei Marmi, Lucca. Però noi questi alibi non li possiamo più considerare attendibili. Perché? Perché l'omicidio dei francesi, come tu sai, è stato collocato in base alla verità giudiziaria alla sera dell'8 settembre 1985, per meglio dire alla notte tra domenica 8 e lunedì 9 settembre, ma non è così. I francesi non sono stati ammazzati tra l'8 e il 9 settembre, sono stati uccisi o tra venerdì 6 e sabato 7 settembre, o la notte tra sabato 7 e domenica 8. Assolutamente no, l'8 settembre, e poi capiremo anche il perché. Quindi questo alibi ormai non ha più nessun valore, quindi non possiamo più considerarlo un alibi, a mio modesto parere. E poi arriviamo al delitto dell'85. Prima sì, riguardo al delitto dell'85, sorvoliamo, andiamoci proprio velocemente perché ormai lo sanno a memoria, possiamo arrivare direttamente alla lettera, che è importante, alla della Monica, quella la possiamo poi cominciare da là, secondo me, il discorso, Daniele. Sì,
Consentimi di dire soltanto due cose, Pasquale, che sulla scena del delitto del 1985, vicino a dove fu abbandonato il cadavere del ragazzo francese, fu trovata un'impronta di anfibi militari, numero di piede 44, praticamente simile, se non identica, alla traccia di anfibio trovata sul luogo del duplice delitto di Calenzano, ottobre 1981. Qual è la differenza? È che l'impronta trovata a Calenzano fu anche documentata fotograficamente. L'impronta dell'85 è simile a quella dell'ottobre 81, purtroppo fu soltanto rilevata, notata dal professor De Fazio, il criminologo che intervenne sulla scena del delitto, ma purtroppo non è stata documentata fotograficamente. Questo è veramente un grandissimo dispiacere. Un'altra, proprio brevissimamente, cosa che voglio aggiungere, che è importantissima: perché nel 1985 l'assassino colpisce due turisti stranieri? Dobbiamo fare un piccolo passo indietro. Ah, tra l'altro consentimi di dire una cosa molto curiosa, L'omicidio del 1984, quello di Pia e Claudio, avviene a poca distanza, poi ti dico che cosa intendo dire, avviene a poca distanza da una villa di famiglia del sostituto procuratore di Firenze Pierluigi Vigna. Con questo non intendo dire, alcuni hanno fatto delle ipotesi stupide con le quali addirittura hanno tirato in mezzo in ballo il povero magistrato. Noi ci dissociamo completamente da certe stupidaggini, da certe cose che non stanno né in cielo né in terra, però voglio soltanto dire che forse qualcuno, chissà, potrebbe dire che questo assassino era un po' ossessionato dalla figura di Vigna, perché anche l'omicidio dell'82 è avvenuto a poca distanza da un agriturismo nel quale proprio quella sera si trovavano a cena insieme il sostituto procuratore Pierluigi Vigna, impegnato nelle indagini sul mostro, e il giornalista Mario Spezzi, e avvenne a poca distanza da un poligono di tiro nella zona di Baccaiano, dove frequentemente andava ad allenarsi Pierluigi Vigna. E Luigi Vigna, tra l'altro, era originario proprio di Borgo San Lorenzo, Mugello, che è la zona dove il mostro di Firenze, il Mugello, ha dimostrato di sapersi muovere molto bene. Ripeto, questo non significa che noi ci dissociamo da tutte le teorie su Vigna. Noi queste cose non le riconosciamo assolutamente, non le faremo mai come nostre certe ipotesi, però forse l'assassino era un po' ossessionato da Vigna, quindi può darsi che un po' per divertimento, un po' per provocare, un po' per sfidare, si è mosso in alcune zone che lui sapeva essere familiari a certi movimenti del magistrato Pierluigi Vigna. Delitto dell'85, un piccolo prologo. 17 aprile 85, leggo testualmente: nella Procura della Repubblica di Firenze, il sostituto procuratore Pierluigi Vigna comunica un nuovo piano di intervento sul caso del mostro di Firenze. A partire dal 1 luglio 1985 possono partire ricerche immediate ed essere disposti subito posti di blocco se nel corso della notte arrivano alle forze dell'ordine denunce di scomparsa da parte di genitori di ragazzi che non sono rincasati entro la mezzanotte. Di questo piano, elaborato dal dottor Vigna, ne erano a conoscenza solo gli uffici giudiziari della Procura della Repubblica di Firenze e naturalmente le forze dell'ordine. Perché ho voluto fare questa parentesi? Perché evidentemente il mostro di Firenze, per un motivo o per un altro, sapeva di questo piano del dottor Vigna, ed è questo il motivo per il quale nel 1985 ha voluto colpire due turisti stranieri in vacanza in Italia. Nessuna denuncia di scomparsa, quindi nessun posto di blocco, e lui poteva agire indisturbatamente. Tant'è vero che ha occultato, per la prima volta ha occultato dopo l'omicidio, il cadavere della ragazza francese nella tenda, e poi ha occultato nella boscaglia il cadavere del ragazzo francese. Perché aveva bisogno di tempo? E perché? E arriviamo qui a quello che tu mi stavi chiedendo prima. Perché? Che cosa fa l'assassino? Agisce sempre allo stesso modo, pistola a bossolo e via dicendo. Mutila la Nadine Morio del pube, la mutila del seno sinistro, e poi che cosa fa? Prende un lembo di questo seno sinistro di Nadine, lo inserisce, lo mette dentro una cellophane, inserisce questa cellophane all'interno di una busta postale che tocca con i guanti e che chiude con la colla, e praticamente la va ad imbucare. Lui è partito da San Casciano Val di Pesa, dove ha compiuto il duplice omicidio, e la va ad imbucare a San Piero a Sieve, nel Mugello. Ecco, anche qui torniamo nel Mugello. San Piero a Sieve, tra l'altro, è vicino a Scarperia, diciamo anche questo. E che cosa fa? Va ad imbucare questa lettera, e a chi indirizza questa lettera?
la indirizza all'ufficio della Procura della Repubblica di Firenze del sostituto procuratore Silvia Della Monica, il magistrato che dal 1981 al 1983-84 si era occupata dei delitti del mostro di Firenze, e soprattutto il magistrato che era molto vicino, che collaborava a stretto contatto con il sostituto procuratore di Firenze Pierluigi Vigna. Ma non soltanto, c'è da dire un'altra cosa molto importante. San Piero a Sieve, diciamo questa busta a San Piero a Sieve, a pochissima distanza da dove il mostro di Firenze imbuca questa lettera, c'era una casa, e chi occupava in quel periodo, nell'estate dell'85, questa casa la occupava il sostituto procuratore di Firenze Silvia Della Monica. Quindi lui indirizza questa busta alla Della Monica a Firenze, vicino alla casa di San Piero a Sieve, che in quel periodo è occupato proprio dallo stesso magistrato Silvia Della Monica. Un'abitazione che era sconosciuta a tutti quanti, a tutti quelli che non avevano a che fare con l'ufficio di Vigna, a tutti quelli che non avevano a che fare con ambienti di polizia o di polizia giudiziaria, perché il marito di Silvia Della Monica stava in polizia, a tutti quelli che non avevano a che fare con l'ufficio diretto del magistrato, anche perché Silvia Della Monica in quel periodo era sottoposta a rigide misure di protezione, in quanto si stava occupando di scottanti indagini di mafia, la Pizza Connection con Giovanni Falcone, il traffico di droga, e quindi le informazioni sue personali non erano a conoscenza di chiunque, e lo fa poi a poca distanza da Scarperia. Come ha composto l'indirizzo della Procura della Repubblica di Firenze? Con una sola B innanzitutto ha composto l'indirizzo, ma questo potrebbe essere anche un dettaglio per depistare. Lo ha fatto con lettere ritagliate da un giornale, e per l'esattezza lo ha fatto ritagliando lettere e numeri pubblicati alle pagine 36 e 37 del numero 51 del periodico Gente, che era uscito nelle edicole italiane tra il 14 e il 20 dicembre del 1984. E quando ha composto il numero dell'indirizzo di avviamento postale, il numero 1 lo ha segnato per fare il numero 1 sulla busta postale ha usato il numero romano. Anche questa è una cosa un pochettino curiosa, come se nell'abitudine di un burocrate, di uno che fa il burocrate, che utilizza la macchina da scrivere che fa il numero romano quando fa il numero 1. E praticamente questa busta poi arriva poi a Silvia Della Monica, nell'ufficio, e la notizia viene tenuta top secret. Però che cosa succede? Che nel momento in cui Silvia Della Monica riceve questa busta postale, dice vicino a Pierluigi Vigna una cosa importante, dice: io sono convinta del fatto che se teniamo nella massima segretezza questo episodio, questo assassino prima o poi tornerà a farsi vivo, proprio perché se lui agita in questo modo è perché vuole pubblicità, vuole che si parli di questo gesto molto macabro che lui ha fatto nei miei confronti, un gesto di sfida naturalmente, non solo evidentemente per impaurire il magistrato e non solo perché il magistrato era donna. Però attenzione, Silvia Della Monica dice anche un'altra cosa molto importante a Vigna, dice: io sono convinta che questo assassino è in grado di mettersi in contatto con me di persona oppure al telefono. Questo lo dice la dottoressa Della Monica in un documento che lei scrive proprio al magistrato Pierluigi Vigna e che invia al magistrato. E c'è da dire un'altra cosa, che questo Russo del Mugello, il protagonista di questa storia, ha avuto un rapporto di lavoro con la Procura della Repubblica di Firenze. Pare subito dopo l'omicidio dei francesi, nel settembre del 1985. Questo mi sembra un dettaglio non da poco. E, tra l'altro, lavora proprio anche di Turvigna, ha rilasciato nel settembre dell'85 una dichiarazione al quotidiano L'Unità, in un articolo che è stato firmato dal corrispondente dell'Unità Giorgio Sgherri. Il dottor Vigna disse, cito proprio testualmente: forse l'assassino, quindi il mostro di Firenze, conosce in anticipo le nostre mosse. Questo l'ha detto proprio il dottor Vigna, settembre 1985. Forse l'assassino conosce in anticipo le nostre mosse. Un altro dettaglio molto importante che va detto, molto, veramente molto curioso: quando la scientifica analizza i bossoli del 1985, del delitto del 1985 dei francesi, scopre una cosa molto curiosa, scopre che
le cartucce che sono state sparate contro i francesi dal mostro di Firenze sono contaminate da solfato di calcio e zinco colloidale. Attenzione, sono due particelle chimiche, due sostanze chimiche che mai sono state riscontrate su tutti gli altri bossoli di tutti gli altri omicidi del mostro di Firenze. Questo che cosa vuol dire? Che l'assassino, prima del delitto del 1985, ha nascosto, ha depositato, ha messo queste cartucce in un luogo che erano contaminate da queste sostanze chimiche. Perché ha fatto questo? Anche qui ho una mia spiegazione. Evidentemente, dopo il delitto di Pia e Claudio e prima del delitto dei francesi, deve essere successo qualche cosa che l'ha fatto un pochettino impaurire, e quindi lui ha voluto cambiare nascondiglio, ha voluto cambiare luogo deposito alle sue munizioni. E questo pure si ricollega all'ipotesi che noi stiamo facendo, quella del Rosso del Mugello. Perché? Perché nell'ottobre dell'84 il maggiore dei carabinieri Anzà deposita alla Procura della Repubblica di Firenze, al dottor Vigna, un rapporto su quest'uomo. Quest'uomo comincia ad essere sospettato, viene perquisito, anche se poi non troveranno nulla, insomma. Ma da quel momento questo Rosso del Mugello sa di essere nell'occhio del ciclone, sa che si deve muovere in maniera un po' più cauta. Ed è forse anche questo il motivo che ci spiega perché nell'85 colpisce dei turisti stranieri, oltre a quello che abbiamo detto prima sul nuovo programma di intervento che era stato elaborato alla Procura della Repubblica di Firenze e proprio dal dottor Vigna, cosa che poteva essere nota soltanto in ambienti giudiziari. E... Daniele, ascoltami, mi senti? Quindi, siccome sto vedendo che tu avresti ancora tantissime cose da dire, no? E sì, siccome non penso che faremo un'altra puntata riguardo al Rosso del Mugello, sì, io direi di tralasciare parecchi particolari e andare, sì, andare giù qua dove ci sono stati, diciamo, pure le ultime vicende, capito? Guarda, ti aiuto stesso io, Pasquale. Io voglio dire, prima di arrivare agli ultimi sviluppi della vicenda, io voglio raccontarti soltanto una cosa molto importante che è avvenuta tra il 26 settembre e l'ottobre dell'85. Dopo di questo, è come se noi praticamente dopo questo dobbiamo soltanto parlare di che cosa è stato fatto nel 2021 con le ultime indagini, insomma, perché no, perché il materiale è tantissimo e non ce la facciamo. No, certamente, diciamo, noi non... Allora, volevo soltanto dirti perché l'omicidio dei francesi non è avvenuto la domenica, ma è avvenuto tra il venerdì e il sabato. Innanzitutto perché i cadaveri stavano in bruttissime condizioni, veramente in orribili condizioni, e non potevano, stavano in uno stato tale che non potevano essere morti da poche ore. Tra l'altro, i loro cadaveri erano stati aggrediti dalle larve che vengono depositate, diciamo, quando il cadavere va in putrefazione, dalla mosca carnaria, e la mosca carnaria non lavora durante la notte, assolutamente non lavora. Poi ci sono i movimenti dei francesi che dimostrano, diciamo, che loro non possono essere stati uccisi oltre il venerdì o massimo oltre il sabato. I francesi arrivano in Toscana il giovedì, il giovedì 5 settembre. Tutti gli scontrini fiscali che Nadine ha accumulato durante il viaggio si fermano al venerdì 6, ore 15, si dovevano presentare a una fiera delle scarpe a Bologna la domenica e non ci sono andati. Il lunedì mattina Nadine già doveva stare in Francia e riaccompagnare i figli a scuola. C'è una testimone, Sabrina Carmignani, che la domenica pomeriggio va per caso alla piazzola degli Scopeti e già nota, diciamo, ci sono delle mosche, diciamo, che ronzano attorno alla tenda e già si avverte, diciamo, un cattivo odore praticamente in quella zona. E soprattutto ci sono due testimoni. C'è un testimone che dice: io ho visto la coppia francese il venerdì sera nella piazza principale di Cerbaia, alla festa dell'unità. Erano scesi da una Volkswagen Golf bianca, che è proprio quella lì che avevano i francesi, e attenzione, dice, la ragazza francese aveva i capelli più lunghi, non come nella fotografia che è stata pubblicata sui giornali, mentre tutti gli altri testimoni, quelli che li hanno collocati in vita il sabato sera o addirittura la domenica mattina o addirittura la domenica sera, hanno detto la ragazza aveva i capelli così come li ho visti sul giornale, e non è così.
anche perché la foto che è stata pubblicata sui giornali non corrispondeva ai connotati di Nadine Morio all'anno 1985, al settembre del 1985. Per di più, il venerdì sera alcune persone che stavano cenando in un ristorante che si chiamava La Baracchina, che sta proprio a poca distanza dalla piazzola degli Scopeti, alle 22:30 di venerdì 7 settembre di venerdì 6 settembre 1985 sentono colpi di pistola che provengono proprio dalla piazzola degli Scopeti, quindi evidentemente sono stati uccisi addirittura già il venerdì alle 22:30. Tutti questi dati sono molto importanti, dimostrano assolutamente che l'omicidio è avvenuto il venerdì, e arriviamo a questo episodio che è anche questo, diciamo, determinante per il nostro racconto. Poi dopo ci rimangono solo le indagini degli ultimi anni e abbiamo finito. Cito testualmente, così possiamo andare molto veloci. 26 settembre 1985. Uno sconosciuto, che dice di essere della procura di Firenze, telefona alle ore 15:26 all'ANSA, parla con il giornalista Pino Rea e rivela che il mostro di Firenze ha inviato al magistrato Silvia Della Monica un pezzo di carne umana appartenuto al seno sinistro di Nadine Morio. L'ANSA dà la notizia e la procura di Firenze apre un'inchiesta perché non ha autorizzato nessuno del suo ambiente a divulgare l'informazione alla stampa. Ottobre 1985. Una studentessa di 16 anni di Borgo San Lorenzo, nel Mugello, che frequenta l'Università di Firenze in Piazza della Libertà, si presenta ai carabinieri e racconta un fatto che le è accaduto alcuni giorni prima. Io sto citando testualmente per velocizzare il racconto e per essere sicuro di non dimenticare nulla. Che cosa è successo? Il 26 settembre 1985, alle ore 13:15, un uomo è passato con l'auto all'altezza di via Bolognese a Firenze e, vedendo questa ragazza fare l'autostop, l'ha affiancata e le ha offerto un passaggio con la propria vettura, una Talbot Celeste. La studentessa doveva fare ritorno a casa, però i mezzi pubblici della città erano in sciopero quel giorno e la ragazza ha accettato questo passaggio. Dopo un quarto d'ora dall'inizio del viaggio in auto, l'uomo, più o meno all'altezza di Pratolino, che si trova al confine tra Firenze e il Mugello, ecco che anche qui ritorna il Mugello, l'automobilista d'improvviso ha cominciato a parlare del caso del mostro di Firenze, ha cominciato a fare una serie di domande strane alla ragazza, ha cominciato a fare dei discorsi strani sull'argomento mostro di Firenze, ha fatto delle strane insinuazioni, ha chiesto a che ha cominciato a dire ma come mai non risolvono il caso, eccetera, eccetera, e poi a un certo punto dice che l'assassino ha inviato un pezzo di carne umana dell'ultima donna uccisa al magistrato Silvia Della Monica. È un fatto molto inquietante perché in quel momento nessuno poteva essere a conoscenza dell'informazione riservata del genere, men che meno di quest'uomo, ad eccezione naturalmente dell'assassino e di chi lavorava dentro la procura di Firenze. L'uomo dovrebbe accompagnare questa ragazza fino a Tagliaferro, in realtà prosegue e la lascia fino a San Piero a Sive e la lascia davanti all'ufficio postale di San Piero a Sive, nei pressi del quale l'assassino ha imbucato quella lettera, quella busta indirizzata a Silvia Della Monica. Il viaggio in auto finisce intorno alle ore 15. Alle 15:26, come dicevamo prima, arriva quella telefonata all'ANSA. Un uomo dice di essere della procura di Firenze, dice che sta chiamando dalla procura di Firenze, parla con il giornalista Pino Rea e dà la notizia che l'assassino delle cuffie ha inviato un pezzo del seno sinistro di Nadine Morio al magistrato Silvia Della Monica. Anche quell'uomo che telefonò a Lorenzo Allegranti nell'82 disse di essere della procura di Firenze e disse che stava chiamando dal telefono della procura di Firenze. La studentessa dette anche una descrizione di quest'uomo, disse che era molto elegante, come ha detto Bardazzi su quell'uomo dell'84, alto e robusto, sui 45-50 anni, con il naso pronunciato, parlava un buon italiano, stempiato, capelli non scuri, biondo cenere, quindi potrebbero essere a biondo, biondo rossiccio, diciamo, e quindi in un certo senso si avvicina alla descrizione del rosso del Mugello. Questa studentessa poi, quando lesse sui giornali la notizia che l'assassino effettivamente aveva inviato a Silvia Della Monica un pezzo di carne umana di Nadine Morio, si spaventò e disse: ma vuoi vedere che quello lì che mi ha dato il passaggio in macchina era proprio il mostro di Firenze? E, insomma, dopo una serie di cose ha raccontato tutto ai carabinieri. Il 21 ottobre dell'85, verso le ore 12,
I carabinieri della stazione fiorentina, i carabinieri di una stazione di Firenze, scusami, ricevono la visita di un uomo sui 50 anni. Questo qua dice di essere l'automobilista che ha dato il passaggio in auto a quella studentessa di 16 anni, perché nel frattempo quello che ha raccontato la studentessa era finito sui giornali. Quando si presenta è accompagnato da un suo legale di fiducia. Lui dichiara di essere un rappresentante di commercio del settore abbigliamento, fibbie e cinture per borse per l'esattezza. Dice di vivere con la moglie e tre figli e di lavorare a Scandicci, dove possiede una ditta, e dice che quel giorno stava passando in auto da Firenze per raggiungere San Piero a Sieve, nel Mugello, dove si reca abitualmente per lavoro, e dice che nel Mugello quel pomeriggio lui era atteso da una ditta presso la quale doveva rifornirsi di componenti per fibbie. Però vengono interrogati i titolari di questa ditta e loro negano, dicono no, con quest'uomo sì abbiamo avuto rapporti d'affari, ma non abbiamo più rapporti commerciali con lui e non abbiamo più rapporti di lavoro con lui, almeno dal 1982. Quest'uomo conferma il racconto della studentessa, però smentisce di aver parlato del pezzo di carne umana spedito dall'assassino al magistrato Silvia Della Monica. Dice che ha parlato in auto del mostro di Firenze, dice di aver parlato di lettere del mostro di Firenze, ma di altre lettere anonime che erano arrivate su questo caso. L'uomo viene creduto e viene lasciato andare dopo un'ora di interrogatorio. Non viene neanche messo a confronto con la ragazza e quindi questa ragazza non seppe neanche il nome di quest'uomo. L'avvocato che lo difese, lui si presentò con l'avvocato, tra l'altro era un importante principe del foro a Firenze, era l'avvocato Giuseppe Taddeucci Sassolini, che era tra l'altro amico del sostituto procuratore della Repubblica di Firenze, Pierluigi Vigna. È curioso notare che, nonostante i giornali non hanno mai divulgato il nome e il cognome della ragazza, qualche giorno dopo che quest'uomo era stato alla stazione di Carabinieri a dare la sua versione dei fatti, la studentessa ha cominciato a ricevere una serie di telefonate anonime mute nel corso della notte, tanto che lei dovette denunciare questa cosa e per alcuni giorni all'università, per motivi di sicurezza, fu accompagnata dalle forze dell'ordine che le fecero da scorta. I quotidiani non avevano reso note non solo le sue generalità, ma neanche il numero di telefono di casa sua. E queste due sono una serie di fatti, diciamo, sulle quali dovrebbero essere, bisognerebbe un pochettino interrogarsi. Certo. Hai qualche domanda da farmi, Pasquale, prima che arrivi è entrato a far parte dell'ultima indagine difensiva? Se ti faccio le domande, facciamo le 8 domani mattina, quindi preferisco stare zitto. Ascoltami, andiamo per esempio al 5 luglio 2022, per esempio. Ma praticamente io sostanzialmente io diciamo che cosa è successo? Andiamo diciamo al sodo. Il sodo in realtà è ben in avanti. Il sodo è il 23 marzo del 2022. Che cosa succede? Che questa pista del Rosso del Mugello viene approfondita dal documentarista e scrittore Paolo Cochi e viene approfondita dagli avvocati Antonio Mazzeo, Viri Adriani e Walter Biscotti, che tra l'altro rappresentano la parte civile della sorella di Carmela De Lucio, vittima del mostro di Firenze nel 1981, e rappresentano le figlie di Nadine Morio, Ennie ed Estelle Lanciotti, le due figlie di Nadine Morio uccisa nel settembre dell'85. Loro studiano, diciamo, tutte le carte, insomma, studiano questa pista, questa ricostruzione, diciamo, che è emersa dal lavoro di Paolo Cochi, e alla fine che cosa fanno? Chiedono la riapertura dell'indagine, perché vogliono condurre un'indagine difensiva di parte civile finalizzata proprio ad approfondire la figura di quest'uomo e a scoprire se quest'uomo è il mostro di Firenze. Tra l'altro, consentimi di dire un'altra cosa molto importante, Pasquale, che io su quest'uomo, su questo sospettato, ho raccolto anche altri dati dei quali sono venuto per caso a conoscenza. Non li posso dire in questa trasmissione, non li dirò mai, neanche in privato. Ti posso soltanto dire che, oltre ad aver saputo il suo nome e cognome, ho saputo esattamente quando e dove è nato, esattamente dove è morto, precisamente dove abitava, e ti posso dire comunque che la sua abitazione di Firenze distava pochi minuti da via dell'Arrigo Scandicci, che era il luogo del duplice delitto del 6 giugno 81 del mostro di Firenze. Ho saputo anche dove è stato sepolto, esattamente in quale zona,
ed effettivamente ho saputo che è entrato a lavorare nella Procura della Repubblica di Firenze. Scusa Daniele, questa è una cosa fondamentale di sì. questo rosso del Mugello. Ha cominciato a lavorare negli ultimi. Ti posso dire che lui praticamente da quello che ho saputo, la sua vita si divideva tra il Mugello e la zona ovest di Firenze. Sì. Però Daniele, volevo dirti, è confermato che ha avuto un rapporto di lavoro con la Procura della Repubblica di Firenze vicino all'ufficio del magistrato Pierluigi Vigna. E ti posso dire che il duplice detto di Francesi lui ha dato quest'alibi, ha detto che quella domenica si trovava a Forte dei Marmi, però ovviamente siccome l'omicidio non è avvenuto l'8 settembre, quell'alibi a mio modesto parere ormai non ha più nessun valore. La fonte, chi è la fonte? Non posso scendere nei dettagli e tantomeno ti posso dire nome e cognome di questa fonte, però ti posso dire che è una persona che ha collaborato alle indagini di polizia giudiziaria sul caso del mostro e ha collaborato con le indagini di polizia giudiziaria proprio a Firenze. Quindi è stato uno dentro la pista che hanno seguito all'epoca gli inquirenti. Pare, aggiungo anche questo prima di dirti che cosa hanno chiesto Paolo Cogli e gli altri avvocati, pare che in realtà il nome e il cognome di quest'uomo, come forse saprai anche tu Pasquale, non sono affatto un mistero. Recentemente nei social se ne è parlato, è stato un nome divulgato ampiamente. Beh, noi ci dissociamo completamente da questa cosa, perché? Perché noi, io l'ho detto all'inizio, non abbiamo la presunzione di dire stiamo portando la verità sul caso del mostro, noi stiamo portando degli elementi sui quali però invitiamo certamente le persone a riflettere, a capire, però non stiamo dicendo questa è la verità, non stiamo dicendo questo è l'assassino. Vogliamo che si approfondisca, vogliamo che venga battuta ancora questa pista. È vergognoso, lasciamelo dire, che la Procura della Repubblica di Firenze si è opposta alla riapertura di questa indagine, però noi non stiamo dicendo questa è la verità, però comunque si deve approfondire e questi elementi ci sembrano molto molto importanti. Però ci dissociamo dal divulgare il nome e il cognome di questa persona, ci dissociamo dal divulgare la data di nascita, la data di morte, l'indirizzo, dove è sepolto, proprio perché è giusto che tutto questo venga coperto dalla privacy, trattandosi di una persona che è stata sì sospettata di questo caso, ma non ha mai affrontato comunque una vera e propria indagine formale e tantomeno un processo. Certo, nel frattempo questo tizio è deceduto, quindi comunque se anche domani fosse riaperta l'indagine non è più possibile processarlo, però ovviamente se la morte, diciamo, è un freno alla verità giudiziaria, comunque non è che si può fermare la verità storica per tutte quelle povere vittime che sono state ammazzate. E veniamo, diciamo, a che cosa hanno chiesto Paolo Cogli e gli avvocati Mazzeo, Adriani e Biscotti. Hanno chiesto innanzitutto di accedere a tutti i fascicoli, a tutti gli atti processuali del caso Pacciani e quindi in particolar modo di studiare le scene dei duplici delitti 1974, giugno 1981, ottobre 1981 e 1985, anche perché hanno rappresentato determinate parti civili. Che cosa hanno chiesto di approfondire? Cogli, Mazzeo, Biscotti e Adriano. Innanzitutto hanno chiesto il fascicolo su quella telefonata, perciò prima ne ho parlato, che è giunta alla stazione dei carabinieri del Mugello la notte del 30 luglio 1984, poche ore dopo il delitto Pia Rontini, Claudio Stefanacci, e poche ore prima che il delitto fosse scoperto. Cioè la telefonata di quello sconosciuto di mezza età, con accento toscano, che si è fatto beffe degli inquirenti dicendo di chiamarsi Farini, di avere un panificio e di indicare quell'incidente stradale che poi in realtà non si era verificato. Poi hanno chiesto il sequestro, l'analisi dei rullini fotografici che furono rinvenuti tra gli oggetti di Nadine Moriot e Jean-Michel Cravecchilli, perché i francesi avevano scattato 17 diapositive con la loro macchina fotografica Nikon. Poi hanno chiesto il casellario giudiziario e ogni approfondimento proprio sull'uomo sospettato nell'autunno del 1984, ecco il rosso del Mugello, di essere il mostro di Firenze, quindi l'uomo sospettato di possedere questa beretta calibro 22 modello 75 compatibile con quella usata dall'assassino delle coppie, rubata assieme ad altre armi la notte del 5 febbraio 65 dall'armeria di Borgo San Lorenzo. Quindi hanno chiesto di approfondire tutto quello che era possibile sapere
su quest'uomo, tutti i dati, tutte le informazioni che praticamente noi abbiamo detto fino ad ora, non soltanto, hanno chiesto anche di approfondire come mai tutto il materiale balistico che è stato sequestrato in casa sua nel 1966 a seguito di perquisizione domiciliare è risultato successivamente scomparso. Poi hanno chiesto di approfondire l'episodio che abbiamo raccontato prima della studentessa e di quell'uomo che dette il passaggio in macchina alla studentessa, perché diciamocelo chiaramente Pasquale, un'ipotesi verosimile è che quest'uomo che ha dato il passaggio in macchina alla studentessa può essere benissimo il Rosso del Mugello, può essere benissimo. Non ci dimentichiamo che quest'uomo ha detto che facevi il rappresentante di commercio, può darsi che ha detto proprio la verità, ed essendo rappresentante di commercio era uno che girava molto per la Toscana, quindi faceva continui spostamenti, aveva una certa libertà di azione. E poi non soltanto, insomma, la descrizione che ha dato la ragazza è molto compatibile, diciamo, con quello che è emerso finora. Poteva essere come il Rosso del Mugello, la cosa andava approfondita anche alla luce del fatto che lui, in base al racconto della ragazza, sapeva dell'invio della busta postale a Silvia Della Monica e di quella telefonata che è stata fatta al giornalista dell'ANSA poco dopo che lui aveva lasciato a San Piero a Sive scendere dalla propria macchina la studentessa. Poi è stata una richiesta molto esauriente, perché Cochi, Mazzeo, Adriani e Biscotti hanno chiesto di approfondire anche del materiale che è stato spedito al magistrato Silvia Della Monica, ecco che ritorna di nuovo anche Silvia Della Monica, nell'aprile del 1987, perché nell'aprile del 1987 fu inviato a Silvia Della Monica, ascolta bene, ascoltate tutti quanti bene, una lettera dattilo scritta nella quale l'autore disse di essere il mostro di Firenze e di essere pronto per tornare a colpire di nuovo. In questa lettera dattilo scritta era contenuta una informazione a conoscenza soltanto di una ristretta cerchia di investigatori impegnati sul caso dei delitti seriali delle coppie. Per giunta questa lettera dattilo scritta era stata allegata una videocassetta sulla quale era stata registrata una trasmissione televisiva dedicata al caso del mostro di Firenze, che era andata in onda sulla Rete 1 della RAI il 16 settembre 1985, una settimana dopo il delitto dei francesi, e su questa videoregistrazione, videocassetta, era stata montata la traccia audio di una canzone di Lucio Battisti dal titolo Anna. Anna, tra l'altro, è il nome di un personaggio femminile di un film che era in programmazione in una sala cinematografica di Firenze nel periodo in cui furono uccisi Susanna Cambi e Stefano Baldi. È un duplice delitto ai danni di una coppia raccontato in questo film, un delitto di fantasia, faceva vedere una coppia la cui vittima maschile assomigliava molto a Stefano Baldi. Questo materiale è indirizzato a Silvia Della Monica nell'87, fu inviato dalla Procura della Repubblica di Firenze alla Polizia Scientifica di Roma e poi se ne sono perse completamente le tracce. Per questo motivo Cochi e la squadra di avvocati hanno chiesto di approfondire su questo episodio. Un'altra cosa molto importante che volevo dire, Pasquale, per quanto riguarda, diciamo, quel rappresentante di commercio, ecco, il fatto, diciamo, che lui si spostava frequentemente, questo, diciamo, il fatto, diciamo, che lui aveva a che fare con il settore del commercio, questo ci può far capire anche che facilmente lui poteva aver occultato, insomma, quei bossoli dei quali parlavamo prima, se nel caso fosse lui l'assassino, e perché poi nell'85 hanno trovato, diciamo, quelle tracce sospette sugli stessi. Non è finita ancora, c'è ancora altro che gli avvocati e Cochi hanno chiesto di approfondire. Che cosa hanno chiesto di approfondire? Nell'ottobre del 1985 sono arrivate 3 buste postali a 3 magistrati della Procura della Repubblica di Firenze, Paolo Canessa, Francesco Fleury e Pierluigi Vigna. Le prime 2 buste sono pervenute il 1 ottobre del 1985 a Canessa e a Fleury. Addirittura sono state portate a mano dentro la Procura di Firenze. La terza busta, quella che è arrivata a Pierluigi Vigna, è arrivata il 5 ottobre del 1985, è stata imbucata, aveva il timbro postale, però non aveva il francobollo, ed è arrivata dentro la Procura della Repubblica di Firenze. Le 3 buste furono toccate con i guanti, però questa volta furono sigillate con la saliva dal mittente.
In tutte e tre le buste c'era una cartuccia calibro 22 marca Winchester serie H, come quella usata dal mostro, che era stata infilata nel dito di un guanto chirurgico, e c'era un foglio scritto a macchina con la frase "poveri fessi", una testa di pasta che era riferito ovviamente ai tre magistrati. Il guanto chirurgico con dentro la cartuccia era stato spillato alla fotocopia di un articolo di giornale del 29 settembre 85 che ritraeva le foto dei magistrati Vigna, Canessa e Fleury. Tra l'altro questa saliva che era presente su queste buste postali, questo è il dato più importante, Pasquale, questa saliva è stata sottoposta a un'indagine scientifica ed è stato ricavato un DNA che è sempre lo stesso profilo maschile ignoto. Quindi praticamente chi ha inviato a questi magistrati queste tre buste è sempre lo stesso soggetto, sempre. Questo DNA è stato comparato con tutti i soggetti noti entrati in questo caso, anche con il DNA di Pacciani. Tutti sono stati scagionati, tutti quanti. Può essere utilizzato per altre comparazioni, anche con i resti del rosso del Mugello, perché presenta 10 alleli su 22 e la genetista forense, dottoressa Marina Baldi, ha dichiarato che 10 alleli su 22 sono sufficienti per una identificazione, o quantomeno per escludere con certezza una persona. Quindi i tre legali hanno chiesto di comparare questo profilo con il profilo del sospettato dell'84, con il rosso del Mugello, ma anche su questo la Procura di Firenze non ha dato risposta. La Procura di Firenze ha cercato in tutti i modi di impedire che ci fossero questi approfondimenti su questi aspetti dell'indagine, più volte diciamo ha impedito l'accesso agli atti processuali. Poi è intervenuto anche l'allora ministro della giustizia Marta Cartabia, che ha detto, come la Procura di Firenze, che gli avvocati non potevano accedere a questi documenti, a questi atti, prima perché gli avvocati rappresentavano le parti civili delle vittime dei familiari delle vittime di alcuni omicidi e gli approfondimenti riguardavano anche degli omicidi per i quali loro non avevano avuto la costituzione di parte civile. Poi hanno detto che la parte civile non aveva diritto ad accedere agli atti processuali perché lo potevano fare soltanto gli avvocati difensori dei sospettati, degli imputati, e questo non è assolutamente vero, perché come ha dimostrato l'avvocato Mazzeo, il codice dice che gli avvocati di parte civile possono e come accedere anche a questo tipo di atti processuali. Alla fine, insomma, Cochi, Mazzeo, Biscotti e tutta questa squadra di avvocati hanno dovuto fare ricorso a vari GIP, il GIP Fantelli, il GIP Romeo. Alla fine si sono visti dare ragione, hanno potuto avere un accesso a questi atti processuali, hanno chiesto formalmente la riapertura dell'indagine, ma purtroppo, e qui arriviamo purtroppo all'ultimo doloroso capitolo di questa vicenda, purtroppo il 28 gennaio di quest'anno, quindi del 2023, e quindi parliamo di due mesi fa, la Procura della Repubblica di Firenze ha respinto la richiesta di riapertura dell'indagine. E a parer mio questo rappresenta la pietra tombale su questa vicenda. Io sono uscito molto pessimista, molto sconfortato dopo che ho appreso questa notizia, e ritengo che ci sono a questo punto ben poche possibilità di scoprire se quest'uomo era o no il mostro di Firenze. Io personalmente, e potrei sbagliarmi, ripeto, potrei sbagliarmi perché è solo un'ipotesi, ritengo di sì, però a questo punto vedo proprio, cioè sono sinceramente sono molto sconfortato, non vedo più grandi possibilità nell'arrivare a scoprire questo colpevole. Mi dispiace molto per Paolo Cochi, mi dispiace per gli avvocati, mi dispiace soprattutto per i parenti delle vittime del mostro di Firenze, tutte, ma in particolar modo per quelle che si sono costituite parte civile: Rosanna De Nuccio, che è la sorella di Carmela De Nuccio, Enni ed Estella Lanciotti, che sono le figlie di Nadine Giselle Morio, perché non è giusto, cioè un tentativo andava fatto assolutamente. C'è stata proprio questa ostilità, questa testardaggine ripetuta nel tempo, come a dire noi vogliamo fare tutto il possibile perché ci rifiutiamo proprio di far approfondire questa indagine. Certo, diciamo anche che la Procura di Firenze indubbiamente ha voluto difendere la verità giudiziaria, perché ovviamente nel 2000 da tutti
tutti i processi che sono stati fatti in oltre 50 anni su questa vicenda, è uscita una verità giudiziaria, quella dei compagni di merende Mario Vanni e Giancarlo Lotti, ma è una verità giudiziaria che fa acqua da tutte le parti. Mi dispiace di non poter dedicare ulteriori approfondimenti, perché dovremmo starci almeno altre 2 ore su Mario Vanni e Giancarlo Lotti, ma sostanzialmente, per dirla in 2 parole, quella sentenza si basa sulle dichiarazioni di Giancarlo Lotti, e sono dichiarazioni che sono delle totali balle, che fanno acqua da tutte le parti. Lotti ha dato delle dichiarazioni che non tornano assolutamente, c'è una storia che, per come l'ha raccontata uno, sta né cielo né in terra, non ha né capo né coda, è scollegata completamente da quella realtà che emerge in maniera fin troppo elementare dall'analisi di tutti gli elementi che compongono questa vicenda, e anche persino dall'interpretazione psicologica degli omicidi che ha compiuto il mostro di Firenze, completamente, non soltanto. All'ultimo momento gli avvocati della parte civile e Paolo Cochi hanno chiesto ulteriori approfondimenti anche sul famoso episodio della cartuccia trovata nell'orto di casa Pacciani, e questo, diciamo, è l'argomento col quale merita questo approfondimento di stasera di essere chiuso, perché già c'erano stati dei dubbi sul fatto che quella cartuccia nell'orto di Pacciani era stata inserita da qualcuno apposta per tentare di depistare le indagini e per tentare di depistare tutto il processo in danno di Pietro Pacciani. E io lo dico senza mezzi termini, prima di proseguire brevemente: Pacciani era un brutto soggetto, Pacciani era il mostro di casa Pacciani, vogliamo anche chiamarlo il mostro di Mercatale, insomma, perché quello che ha fatto è stato veramente orribile alle figlie, alla moglie, quell'omicidio che ha fatto nel 51, va bene, ma non era assolutamente il mostro di Firenze. Pacciani non era un uomo innocente, ma rispetto ai delitti del mostro di Firenze è stato innocente, e secondo me, lo dico anche questo senza mezzi termini, lui e Mario Vanni sono stati 2 capri espiatori di questa vicenda, hanno pagato al posto del vero mostro di Firenze, che è uno solo, un solo assassino, tutto quello che è saltato fuori, mandanti, esecutori, esoterismo e chi più ne ha più ne metta, sono tu, a parer mio, mi sbaglierò anche, ma a parer mio sono tutte gigantesche stupidaggini che proprio non hanno né capo né coda. Questo ovviamente nulla toglie che io ho tutto il massimo rispetto per gli investigatori, per i magistrati che hanno condotto queste inchieste. Sono certamente convinto che loro hanno fatto tutto assolutamente in buona fede, in totale onestà, e hanno creduto in maniera molto onesta, lavorando in maniera onesta e assolutamente, ripeto, in buona fede, a tutte queste piste, ma hanno sbagliato, a parer mio hanno totalmente sbagliato, hanno proprio preso una strada completamente contromano, piste che non hanno nulla a che fare con la verità del caso e dei delitti del mostro di Firenze. Pacciani e Vanni hanno pagato al posto del vero colpevole, e stavano rischiando di pagare anche altri, Calamandrei, Narducci, addirittura tutti questi personaggi che sono stati tirati in mezzo. In un certo senso anche Vigilanti è stato un capo espiatorio, benché su di lui comunque qualche approfondimento pure un po' andava fatto. La cartuccia nell'orto di casa Pacciani, tra l'altro arrivò anche una lettera anonima alla Nazione, attraverso una lettera anonima che arrivò agli avvocati di Pacciani, qualcuno li informò che stavano cercando di incastrare Pacciani, dissero attenzione perché c'è una macchinazione per incastrare Pacciani e potrebbero attribuirgli i delitti del mostro di Firenze con una finta prova balistica, addirittura mettendo in casa sua o nella sua disponibilità la pistola che ha adoperato il mostro di Firenze. Guardate che questo non è un dettaglio da poco, perché l'anonimo che ha mandato questa lettera agli avvocati di Pacciani è come se avesse detto: negli ambienti giudiziari c'è qualcuno che conosce la verità sulla identità del vero assassino, e addirittura c'è qualcuno che potrebbe essere entrato in possesso della pistola del mostro di Firenze. Questo che cosa significa? Significa che il vero mostro di Firenze probabilmente doveva avere a che fare con gli ambienti giudiziari di Firenze, e con questo poi ci ricolleghiamo a tante altre cose che abbiamo detto prima anche in relazione al Rosso del Mugello. Anche l'avvocato Filastò era convinto che l'assassino, il vero assassino, aveva qualcosa a che fare con gli ambienti investigativi. L'avvocato Filastò era convinto che si trattasse di un poliziotto. Beh, io dico che l'avvocato Filastò è l'unico che c'era andato molto vicino, molto. L'unico che secondo me ci è andato vicinissimo è stato Paolo Cochi, e lo dico disinteressatamente, perché io con Paolo Cochi non c'ho nessun affare in comune, però lui e Filastò sono stati gli unici bravissimi che si sono avvicinati, secondo me. La cartuccia nell'orto di casa Pacciani. Questa cartuccia
già all'epoca aveva suscitato molti dubbi e molti interrogativi, perché già all'epoca la polizia scientifica aveva stabilito che presentava dei segni che non davano delle certezze con la compatibilità con l'arma usata dal mostro di Firenze, se non addirittura che non aveva nulla a che fare con l'arma usata del mostro di Firenze, ma ammettendo anche che non era stata fatta nessuna indagine scientifica all'epoca, ammettendo che le cose non stavano in un certo modo, recentemente è stata fatta finalmente un'approfondita indagine scientifica. È stata fatta da due autorità, da due autentiche autorità, Paride Minervini, che è un grande esperto balistico, ed è stata fatta anche da Riss Carabinieri. Sono arrivati tutti e due a due conclusioni molto importanti. Tra l'altro c'ho qui proprio i dati che vi voglio citare testualmente. Eccolo qua, la cartuccia nell'orto di casa Pacciani. Allora, Paride Minervini, ecco qua. Paride Minervini, cito testualmente, ha concluso la sua indagine scientifica stabilendo attraverso una consulenza che la cartuccia trovata nell'orto di casa Pacciani nell'aprile del 1992 era stata manomessa nel punto dell'unghia estrattrice presente sulla munizione e che dunque altro non era che una prova artefatta. Precisamente sul collarino della cartuccia vi era una scalfittura a stampo di forma lineare corrispondente a 1,3-1,4 mm. Secondo il consulente Minervini, questo segno è stato fatto a mano con l'uso di un oggetto. Lui ipotizza un martello. E a questo punto, giustamente, questa è l'ampia conferma del fatto che c'è stato un depistaggio ai danni della Procura della Repubblica di Firenze, e difatti la Procura di Firenze poi ha aperto un'indagine per depistaggio. Anche il Riss Carabinieri ha analizzato la cartuccia, e che cosa ha concluso il Riss Carabinieri? Allora, anche il Riss Carabinieri di Roma esamina la cartuccia trovata nell'orto di casa Pacciani nel 1992 attraverso due consulenze, non una ma due, addirittura ne ha fatti il Riss. A differenza di Paride Minervini, la scientifica dei Carabinieri ritiene che la scalfittura stampo di forma lineare corrispondente a 1,3-1,4 mm e presente sul collarino della cartuccia stessa non è stata fatta a mano con l'uso di un oggetto, ma è la conseguenza di un incameramento e di un'espulsione della stessa da un'arma da fuoco, una pistola. Però attenzione, non dalla pistola Beretta semiautomatica calibro 22 della serie 70 adoperata dal mostro di Firenze, ma da un'altra pistola che non ha nulla a che fare con quella che ha usato il mostro di Firenze per tutti i suoi duplici omicidi che ci sono stati tra il 1968 e il 1985, in quanto, precisa Riss, la forma e la dimensione della scalfittura sono incompatibili con le impronte di estrazione che lascia sulle cartucce una pistola Beretta semiautomatica calibro 22 della serie 70, e cioè da quella che aveva sempre adoperato dal 68 all'85 il mostro di Firenze. Più chiaro di così, signori miei, non può essere. Quindi qualcuno ha preso che sia stata incamerata in una pistola che non è quella del mostro, o che qualcuno ci ha fatto dei segni a mano, magari usando un martello. Qualcuno ha preso questa cartuccia, l'ha invecchiata, perché tra l'altro chi mandò la lettera anonima nel 91 agli avvocati di Pacciani disse anche che una prova balistica sarebbe stata artefatta con un certo procedimento chimico in laboratorio, l'ha lavorata in un certo modo e l'ha infilata nell'orto di casa Pacciani per fare in modo che si pensasse a lui come al mostro di Firenze, anche perché poi sappiamo che Pacciani tentarono di incastrarlo non solo in questo modo, ma anche prendendo l'asta guidamolla di una Beretta calibro 22, mettendola in un pezzo di stoffa strappato da una federa della sua abitazione e inviato anonimamente agli inquirenti. Tra l'altro la casa di Pacciani con l'orto era una casa disabitata, o comunque era molto poco frequentata dalla famiglia Pacciani, poteva essere facilmente violata, e sicuramente è stato fatto nel periodo in cui Pacciani era ancora in carcere perché detenuto per la violenza alle figlie. Quindi purtroppo gli avvocati hanno chiesto di approfondire anche questa vicenda del depistaggio. Il pubblico ministero Luca Turco ha archiviato invece questa indagine perché praticamente ha ritenuto che il RIS ha consegnato la sua consulenza oltre i termini massimi stabiliti dall'indagine preliminare. Però a questa archiviazione si è opposta in particolar modo Enni Lanciotti,
che una delle figlie di Nadine Morio, e infatti il 6 giugno del 2023, il 6 giugno, ci sarà l'udienza proprio per discutere dell'opposizione della parte civile a questa archiviazione. Invece purtroppo il 28 giugno è stata bloccata questa nuova indagine difensiva sul Rosso del Mugello, e purtroppo questo ci fa cascare le braccia. Nel frattempo va anche detto che il nipote di Mario Vanni, attraverso l'avvocato Antonio Mazzeo, e ha fatto benissimo, ha presentato una richiesta di revisione processuale in favore proprio di Mario Vanni, e secondo me ha fatto non bene, ma benissimo. Bene, Daniele, siamo alla conclusione. L'idea sul Rosso del Mugello l'hai data, io penso che era una puntata da fare, perché sul Rosso del Mugello si è sempre parlato, però diciamo che tu hai approfondito molto bene, quindi alla fine quella è una pista, una delle tante piste, come diciamo, che alla fine non hanno portato a niente. Questa qua non si sa, però io credo che le indagini, non diciamo la liberazione degli atti, non lo faranno mai, perché ormai le decisioni sono state prese a suo tempo, e per loro i colpevoli sono quelli, e si guardano le loro carriere, quindi non potrebbero più sbagliare, per cui secondo me finirà tutto in una bolla di sapone. Potremmo fare pure centinaia di puntate, secondo me non si smuoverà la situazione, però ci proviamo, almeno diamo notizie ai nostri interlocutori, ai nostri utenti, per fargli sapere queste cose. Un'altra cosa importantissima, ecco, me ne stavo dimenticando, fammelo dire, e poi chiudiamo, vai. Può darsi che l'uomo era il Rosso del Mugello. Attenzione, l'uomo che ha dato il passaggio in auto alla studentessa, questo non volevo dimenticarmelo, meno male che me ne sono ricordato in tempo, ecco, disse che in quel periodo facevi il rappresentante di commercio. Ora, il Rosso del Mugello, almeno per le informazioni che io sono riuscito ad acquisire, risulta aver iniziato un rapporto di collaborazione lavorativa con la Procura di Firenze dopo il delitto dei francesi. Potrebbe essere quindi che il Rosso del Mugello, se parliamo dello stesso uomo, ma del resto Paolo Cocchi e la squadra di avvocati avevano chiesto di approfondire anche per arrivare al nome di quest'uomo, dell'uomo con la talluce celeste, potrebbe essere che effettivamente il Rosso del Mugello fino ad allora aveva fatto questo lavoro, e poi però evidentemente dei contatti già li aveva con gli ambienti giudiziari di Firenze, lo abbiamo detto e lo abbiamo visto, e poi, e questo potrebbe spiegare anche perché certe cose non sono state approfondite già nell'84, e poi successivamente appunto è stato assunto dalla Procura di Firenze. Io due ultimi appunti vorrei fare, che sono importantissimi, perché io sono rimasto un po' maluccio quando ho letto la leggenda sul... Non è un rimprovero a te, a Daniele Bronzi, ma perché ci mancherebbe altro, io provo nei vostri confronti, lo dico con la massima sincerità, un affetto, ve lo dico sinceramente, veramente con il cuore. Io vi ringrazio moltissimo, con voi sto vivendo con queste trasmissioni una bella avventura, se così la possiamo chiamare, e voi siete gentilissimi, siete persone straordinarie, siete ottimi operatori dell'informazione, e la vostra radio, ma ve lo dico veramente con cuore, merita tutta la fortuna possibile ed immaginabile, perché siete due persone per bene, straordinarie, e veramente vi voglio bene, ve lo dico con la massima sincerità. Sono molto onorato di avere l'amicizia in comune con voi e di collaborare con voi. L'unica cosa, perché quando si parla di leggenda, si potrebbe pensare, Daniele, che leggenda fa più pensare a una cosa, Daniele, che resta un po' nella nostra fantasia, un po' in qualche credenza che è venuta fuori, in cose che sono Pasquale. State un po' tramandate e potrebbero non essere. Invece, come vedi, ci sono comunque, che se ne pensi, ci sono dei dati concreti che hanno dimostrato, hanno provato, perché questa pista è una pista seria. E difatti, io dico questo in conclusione, su questa vicenda sono stati prodotti oltre 50 anni di carte giudiziarie, di tesi, di ipotesi fantasiose, meno fantasiose, incredibili, complesse, semplici. Però io ti dico questo, Pasquale, io ti dico che in oltre 50 anni, lo dico solennemente dal mio punto di vista, in oltre 50 anni la pista del Rosso del Mugello resterà, secondo me, l'unica pista verosimile
l'unica pista verosimile che dà una spiegazione a molti punti interrogativi sul caso del mostro di Firenze. Ragazzi, mi sentite? Franca, sì, io penso che comunque sia, è morto. Daniele, purtroppo è morto, insomma. Quindi, Daniele! Franca per Daniele, sé. Daniele, ma se la verità giudiziaria diciamo non può arrivare a compimento con la morte del reo, del sospetto, però comunque la verità storica va. Però sì, non si ferma più. No, ha preso il via. Per andare a ritroso con tutte le trasmissioni che abbiamo fatto precedentemente. Daniele, così come ti dico che sulla strage di Via Caravaggio c'è quella verità giudiziaria, però la spiegazione che Daniele, ma ci senti? È la verosimile spiegazione. Così come sul delitto di Via Poma c'è una verità giudiziaria, però gli elementi che mettono in crisi quella verità giudiziaria sono molto verosimili. Non si aspetta spiegazione possibile. No, anche perché così come sul caso del massacro di Ponticelli c'è una verità giudiziaria, però anche secondo me ma che c'ha le bombole d'ossigeno quest'uomo? E anche qui c'è una verità giudiziaria, ma secondo me farqua da tutte le parti, e la pista del rosso del Mugello in oltre 50 anni resta l'unica che può spiegare in maniera verosimile il caso dei delitti del mostro di Firenze. Sono stati omicidi a sfondo sessuale fatti da uno, non da una persona con la vita sessuale molto attiva. Non si ferma più. Era esattamente tutto l'opposto. Questo era uno che era una persona proprio un bigotto, uno che è stato contro la libertà sessuale. Ma uno parte, parte. Io ho capito, ma sessuale. Abbiamo Valeria Vecchione in linea. Daniele. Visto, scusami. Ecco. Daniele, ascoltami. Abbiamo una telefonata in linea. Anche in chat dicono ma non si ferma mai, no. Ma non hai respirato in questo periodo, in questo momento. Abbiamo, prego Valeria, Valeria. Sì, ciao, buonasera. Ciao, buonasera, prego. Buonasera, scusate l'orario, spero di non aver chiamato Valeria, troppo tardi. Valeria Vecchione, piacere Valeria, noi non ci conosciamo. Non ci conosciamo, ti ho chiesto l'amicizia, me l'hai data dopo 3 mesi, ma ti perdono, prego. Mi devi perdonare, prima ricevo tantissime richieste, quindi prima ho bisogno di capire, vabbè, poi ti spiegherò. Con chi stiamo a parlare? Esatto. Allora, volevo intervenire per questo, io ho ascoltato tutta la spiegazione del dottor Spisso, volevo fare una domanda innanzitutto, quindi... perché non ho ben capito, ma non solo adesso, ma un po' negli anni, no? Quindi, certo. Secondo la pista del Rosso del Mugello, no? L'assassino, il Rosso del Mugello, quindi il mostro di Firenze, sarebbe l'uomo visto da Baldazzi, l'uomo che ha dato l'autostop e l'uomo che subì la perquisizione dell'84, è corretto quello che dico? Sì. Quindi... l'uomo che venne perquisito nell'84 e che quindi ha un nome e cognome ben conosciuto alla procura e agli inquirenti, dovrebbe essere anche lo stesso uomo che venne ascoltato a settembre dell'85 dopo aver dato il passaggio, quindi dovrebbe avere lo stesso nome, corretto? Praticamente rispondo io, Pasquale, naturalmente. No, non rispondi tu, va. Sì, è un'ipotesi dell'uomo della Talbù Celeste 1985 e il Rosso del Mugello sono la stessa persona. Gli avvocati non se ne sono accorti? Cioè, la domanda è questa: siccome l'uomo dell'84 che subì la perquisizione ha un nome e un cognome, e anche l'uomo che diede l'autostop ha un nome e un cognome, non si sono accorti che era la stessa persona? Cioè, hai mai pensato a questo? Questa è la mia domanda. No. Per quello che io so, chi recentemente ha seguito questa indagine di parte civile non è riuscito a risalire al nome dell'uomo che dette il passaggio in auto alla studentessa. E questo lo sappiamo, ma all'epoca... Ma all'epoca e nell'84 e nell'85... l'uomo dell'85 erano, oppure no, lo stesso individuo. Daniele, aspetta, Valeria, stavi dicendo? Stavo dicendo che l'uomo dell'84 ha un nome e un cognome, l'uomo dell'85 ha un nome e un cognome. Lo so che non è stato dato accesso ai documenti dell'uomo dell'85 che è dell'autostop, ma all'epoca, quando vennero perquisito uno nell'84 e ascoltato l'altro nell'85, se si fosse trattata della stessa persona, vado per logica, se ne sarebbero accorti, sì o no?
Sì. Sì, ma Valeria, scusami, ma quello dell'85 sarebbe quello che fu accompagnato dall'avvocato grande Bravissimo, giusto? Esattamente, esattamente. Quindi abbiamo il nostro di Firenze, guarda, che si presenta. Ce lo stiamo domandando da 40 anni. Ma è proprio questo, ragazzi, è proprio questo che non torna. Che dobbiamo fare, Valeria? Purtroppo è così. Ok, vabbè, detto questo, punto primo. Punto secondo. La spiegazione che ha fatto Spisso è molto, devo dire, dettagliata, però va detto una cosa, che alcuni dati non sono aggiornati, mi è sembrato di ascoltare una disamina vecchia di 2 o 3 anni, perché? Innanzitutto perché non è una critica, io però ci tengo a far chiarezza, a dire le cose come stanno, perché sono state sviscerate queste cose. E fai bene, la prima è questa. Sei un'esperta del caso, quindi fai bene a fare critiche. Non è una critica, è proprio perché io non intendo criticare Spisso, ma ci mancherebbe, però è importantissimo fare chiarezza, perché già questa vicenda è colma di incertezze, dubbi ed errori. Gli unici dati certi li abbiamo, diciamoli, non continuiamo a dire cose che sono già state chiarite e assodate. La prima è questa: le 3 lettere arrivate in procura. Spisso ha detto arrivate direttamente all'interno della procura, sì, ma dal postino. Anch'io inizialmente, quando ho letto i libri, ho creduto al fatto che vennero portate da chissà chi. No, questo è stato assodato, appurato, in un video di Marco Auffiero, in cui mostra un verbale, quelle 3 lettere vennero portate dal postino. Non ci fu nessuno all'interno, o misterioso, che portò quelle 3 lettere. E il postino ha un nome e un cognome, e c'è un verbale. Lo sapevi questo? Lo sapevate? Sì. Valeria, scusami, Valeria, quelle furono portate prima 2 in successione e poi l'altra digna. Esattamente, dopo qualche... c'è un verbale che identifica esattamente, certo, il postino. Perché le portò al postino di persona? Perché al centro di smistamento si resero conto che erano delle lettere probabilmente, equivoche, e il postino venne incaricato di portare direttamente a mano. Ma il postino, cioè nome e cognome, non c'è più questo velo, certo, misterioso di questo personaggio, quindi lo abbandoniamo per sempre, per favore, perché ripeto, anch'io sono incappato in questa notizia leggendo i libri di studiosi storici e documentaristi, ma così non è. Altra cosa, Pino Rea, prego. Non fu il primo a dare notizia ANSA, non fu lui, e anche questo io l'ho già documentato in un video. Perché la prima notizia ANSA non fu quella di Pino Rea, delle 15:27, ma di Epoca, mezz'ora prima. Io ho parlato con chi diede la notizia ANSA, ossia il dottor Chiodi di Epoca, e mi disse, oltretutto, che non ebbe nessuna recriminazione, nessuna denuncia da parte della Procura, oltretutto, perché i giornalisti possono fare ANSA come e quando vogliono. No, no, io avevo parlato di una fuga di notizie, non avevo parlato a carico di ignoti, insomma, nel senso che, perché appunto non si è saputo poi chi aveva dato in anticipo questa informazione che poi non... Allora, la notizia ANSA doveva rimanere coperta dal segreto istruttorio, ecco. Allora, la notizia ANSA uscì il 26 settembre, la prima era delle 15:03 di Epoca, ok? Pino Rea lavorava all'ANSA locale di Firenze e anche lui diede la notizia, alle 15:26, bene. Questo è il 26 di settembre, ok? Io ho parlato con chi diede la notizia ANSA, ossia il dottor Roberto Chiodi, che scriveva per Epoca, ok? E lui mi disse che la notizia non la ebbe il 26. Quindi perché diciamo ancora che l'uomo dell'autostop non poteva in alcun modo sapere di quella lettera quando già qualcuno invece lo sapeva prima? Cioè, qual è il dato certo che ci indica che l'uomo dell'autostop non poteva in alcun modo saperlo? Me lo dite? Perché io non lo capisco. Da quello che è stato ricostruito, per i fatti diciamo che sono stati ricostruiti, l'uomo dell'autostop, l'uomo della Talbot Celeste, chiamiamolo così, ha dato questo passaggio in auto alla studentessa sostanzialmente a ora di pranzo del 26 settembre dell'85, diciamo verso il primo pomeriggio. Cioè, non poteva contemporaneamente già sapere quello che però poco dopo sarebbe avvenuto. È lo stesso giorno, ma non poteva già conoscere i fatti poco dopo. La studentessa dice che è scesa dall'auto di quest'uomo alle ore 15. Paolo Cocchi l'ha anche
ascoltata, noi abbiamo sentito ascoltata, la sua voce, una trasmissione radiofonica dove per ovvie ragioni non è stato pubblicato il suo nome, è stato Daniele, la ragazza e lei dice che ricorda che intorno alle ore 15 è scesa dall'auto di quest'uomo dopo che quest'uomo già aveva fatto tutto sto racconto, e tu stessa, mi sembra di aver capito, dici che non prima delle 15.03 è stata divulgata questa notizia, che era stato inviato questo macabro reperto umano. Daniele, scusami, il discorso è un altro. Il discorso è un altro. Qua si continua a fossilizzarsi sull'orario di quel giorno. Io ti sto dicendo che prima di quel giorno la notizia era già a conoscenza di altre persone. Era già stata data l'associata. Era già trapelata prima del 26 settembre. Prima. Come? Perché quando arrivò la busta alla dottoressa della Monica, scusami se ti interrompo, solo per la dottoressa della Monica, cioè la procura, decise di non far trapelare ai mass media questa informazione. Eppure trapelò prima, perché ragazzi, parliamoci chiaro, i giornalisti che hanno conoscenza anche in procura fanno il loro mestiere, e che così che accadde. Epoca diede lancio il 26 di settembre, ma non la seppe il 26 di settembre, perché trapelò prima. Quindi, trapelando prima, come facciamo a dire che l'uomo dell'autostop non poteva in alcun modo saperlo? Oltretutto stiamo dicendo quindi che è il nostro? Ragazzi, ma stiamo scherzando? Cioè, non possiamo dare questo tipo di informazione, perché è fuorviante. Perché non allora, c'è niente. Ti chiedo una cosa. Scusami Valeria, ti voglio fare una domanda. Ammettiamo il caso che è così. Allora dimmi una cosa, perché l'uomo della Talbù Celeste, quando si è presentato ai carabinieri, ha negato di aver detto alla ragazza di sapere che l'assassino aveva inviato questo macabro reperto al magistrato Silvia Della Monica? Perché probabilmente non poteva dire chi gliel'aveva detto? Eh beh, arrivato a quel punto davanti ai carabinieri lo poteva anche dire, no? Perché qualsiasi cosa che poteva essere detta, e magari non poteva dirlo perché era una persona, magari non poteva dirlo perché era una persona che faceva parte della procura per salvaguardare la sua fonte. Io questo non lo so. Io so una cosa di per certo, che non c'è, e scusate il gioco di parole, un dato certo che ci dica che quell'uomo dell'autostop non poteva in alcun modo sapere di quella lettera, e che quindi poteva essere il mostro. Ecco, questa è l'informazione fuorviante. Primo, perché non possiamo sapere che effettivamente era l'unico a saperlo. C'erano altre persone che lo sapevano. Voi immaginate, tu lo sai che proprio il 26 di settembre arrivò Scalfaro a Firenze, per il mostro di Firenze. Voi avete idea, in prefettura, nei tribunali, nei comuni, dove lui, e in procura, dove lui andò a fare riunioni, il caos che si creò per via della vicenda del mostro di Firenze. Voi pensate veramente che la notizia clamorosa di quel feticcio riuscì a rimanere segreta? Non niente affatto, tanto è vero che il giornalista amico di Roberto Chiodi, famosissimo giornalista, ebbe questa notizia, questa soffiata, e subito la pubblicarono. Ma la soffiata, la notizia trapelò prima del 26 di settembre. Per questo vi dico che l'uomo dell'autostop non necessariamente è il mostro, perché non poteva saperlo, perché non lo sapeva nessuno. Che non lo sapesse nessuno, non è vero. Ma questo potrebbe essere anche pacifico, Valeria, ma ripeto, siccome gli avvocati di parte civile che si sono occupati negli ultimi anni della nuova indagine hanno chiesto un approfondimento ufficiale anche su questo episodio, io sono d'accordo su questo episodio, con certezza massima si potevano trovare e si sarebbero trovate di sicuro tante spiegazioni, anche semplici, anche normali, pacifiche, innocue, a tutti questi eventi che si erano verificati appunto dopo. Allora, io sulla verifica, sulla però, i dati non è stato dato seguito, capito, a queste curiosità legittime. Allora, io sull'accesso agli atti, la verifica dei documenti, sono d'accordissimo. È doveroso, credo, da parte soprattutto delle famiglie delle vittime, avere accesso agli atti. Credo che sia doveroso. E questo, su questo io non ho nulla da dire, anzi, sono d'accordo con te. Non sono d'accordo, ripeto, quando si danno certezze su dati che non abbiamo.
La ricostruzione dell'episodio specifico è stata fatta proprio per, come dire, portare anche l'ascoltatore ad una certa curiosità, un desiderio di approfondire e per poter ottenere certezze, insomma, attraverso gli strumenti della giustizia, diciamo, attraverso, non so se mi spiego, sì, ecco. Però noi che siamo appassionati di questo caso, dobbiamo fare uno più uno. Se voi ci dite che l'uomo che subì la perquisizione dell'84 è lo stesso che chiede l'autostop, vuol dire che... No, è un'ipotesi, Valeria, io non ho detto è lo stesso uomo, ho detto è un'ipotesi che poteva trattare, attenzione, io l'ho detto che era, è un'ipotesi, che vabbè, ho detto che l'uomo approfondimento era stato chiesto proprio per trovare la certezza, per capire se i due uomini, le due persone, erano oppure no lo stesso uomo. Io ho detto che potrebbe essere lo stesso uomo anche sulla base della descrizione data dalla studentessa, non ho detto sicuramente il rosso del Mugello e l'uomo della Talbu Celeste. Ma la ragazza dell'autostop non disse però che aveva i capelli rossi, eh? E mi avrebbe fatto piacere anche a me, appunto, un approfondimento, cioè che l'autorità giudiziaria avesse dato seguito a questa richiesta di approfondimenti proprio per questi motivi, chiesta poi dal documentarista scrittore Paolo Cochi e dagli avvocati di parte civile con i quali Paolo Cochi ha collaborato come consulente storico di questa vicenda. Ma ripeto, io sull'approfondimento sono pienamente d'accordo con te, dico soltanto che alcuni dati non devono passare per certi o anche per presumibili, perché ripeto, se nell'84 quest'uomo aveva un nome e nell'85 pure, non se ne sono accorti, avranno fatto uno più uno, evidentemente sono due persone diverse, quindi se sono due persone diverse, cosa in cui credo ciecamente e fortemente, questa pista inizia un po' a traballare. Guarda Valeria, io ti dico di più, se le cose stanno come dici tu, io non ho nessuna obiezione da muoverti, resta il fatto che se si tratta di due persone diverse e se tutto è chiaro sull'uomo della Talbu Celeste, certamente però non tutto è chiaro sul rosso del Mugello, e quindi su quell'uomo invece sì, bisognava andare ad approfondire tutto, perché c'erano molti elementi che andavano approfonditi, praticamente il cuore di tutta la faccenda è contenuta soprattutto in quel rapporto, guarda, dei carabinieri dell'ottobre del 1984 e poi in tutti gli altri elementi che abbiamo analizzato, questo diciamo il senso del discorso, capisci? Sì, certo, però c'è un'altra cosa che poi ha aumentato la mia il mio non capire, no? Poco tempo fa è uscito tramite un documentario un photofit, sì, no? Un photofit fatto da un testimone che il venerdì 6 settembre, poco prima, insomma, del delitto di Scopetti, vide un uomo e fece, e grazie alla sua descrizione venne fatto un photofit, ok? Tu hai presente questo photofit? Sì, ce l'ho presente, Valeria, ce l'ho presente come. Ecco, ok, e secondo te quello può essere l'uomo visto da Bardazzi? No, direi proprio che non gli assomiglia. Ecco, e come mai invece viene detto che è lo stesso? Che gli assomiglia e c'è il mostro? No, questa è una cosa. Allora, io so che Paolo Cochi ha ritenuto interessante questo fatto che la ragazza ha detto che l'uomo del photofit, se non sbaglio, potrebbe essere l'uomo che le ha dato il passaggio in macchina e che potrebbe esserci una compatibilità. Ma allora non è l'uomo visto da Bardazzi e fatto descrivere da Bardazzi attraverso l'identikit. Personalmente io non sono d'accordo, cioè secondo me il rosso del Mugello, che sia o no anche l'uomo della Talbu Celeste, che sia o no, ripeto, anche l'uomo della Talbu Celeste, per me il rosso del Mugello è l'uomo visto da Bardazzi, anche perché, ripeto, Paolo Cochi, questo l'ho detto nel corso della trasmissione. Quindi non può essere il photofit di Scopetti? Confermi? No, quel photofit, se non ricordo male, se la mia memoria non mi inganna, riguarda un sospettato, cioè un uomo che era stato ritenuto un possibile sospettato, che era stato visto alla piazzola degli Scopeti o in prossimità della piazzola degli Scopeti, se non sbaglio il giovedì o il venerdì, quindi o poche ore prima. Vabbè. Okay, pieno di capelli, 24 ore prima dell'omicidio, cioè una delle tante persone che venivano viste a girarsi con sospetto in questi luoghi, e per questo non è motivo aveva dato atto a qualche sospetto, però non ritengo fosse uguale all'uomo di Bardazzi, ecco. Non è l'identikit del Bardazzi, giusto?
non mi sembra. Sì, proprio. No, su questo sono d'accordo con te. Ah, ok, va bene. Almeno su questo siamo d'accordo. No, dal primo momento che quando ho letto un articolo di Paolo Coghi su questo episodio, anche io ho detto: no, vabbè, su questo Paolo Coghi secondo me si sbaglia, perché non si possono proprio accostare, diciamo, i due identikit, le due immagini. Assolutamente. E allora non capisco, cioè. Non capisco, io vedo un sacco di veramente non capisco, non sto gettando accuse o critiche, io proprio non capisco, vedo insinuarsi una serie di personaggi che però non c'entrano l'un con l'altro, cioè a mio parere l'uomo che subì la perquisizione dell'84 non può essere l'uomo che chiede l'autostop. E l'uomo visto da Bardazzi. Ma se così fosse, Valeria, io non ho nulla da obiettare. Per me il personaggio che, ripeto, che è o no anche l'uomo della Talpo Celeste, potrebbe non essere come dici tu. Per me quello che conta è la figura Rosso del Mugello, indipendentemente comunque dall'episodio dell'85. E per me la figura Rosso del Mugello trova il suo punto di appoggio nell'identikit fedele fatto fare dal signor Bardazzi. Questo voglio che sia chiarissimo da parte mia, ecco. Ma tu sei sicuro che Bardazzi vide i ragazzi uccisi poi a Vicchio? Beh, lui ha dato, cioè quello che lui racconta, secondo me lui perché ha visto proprio questo, i ragazzi, perché voglio dire, la foto che è stata pubblicata sui giornali, e che è stata pubblicata sui giornali 48, 72 ore, insomma due, tre giorni dopo la scoperta del due giorni dopo la scoperta del duplice omicidio, ritraeva i ragazzi in un'epoca abbastanza vicina, diciamo, al momento dell'omicidio. Non può essersi sbagliato così tanto Bardazzi, anche perché questi ragazzi si sono fermati al tavolino del suo locale di ristoro, hanno preso. Guarda, io ho perfino dubbi che quelli non fossero stati. Immaginiamo che contemporaneamente ha osservato quest'uomo e ha osservato anche i ragazzi, e poi soprattutto ha detto che questi ragazzi sono andati via con una panda celeste, una panda celestina, che era proprio la Fiat Panda della madre di Claudio Stefanacci, che guidava Claudio Stefanacci, e in un orario però vedi, dal momento in cui Bardazzi a TV Cusano mi dice che il suo identikit, il suo uomo, quello che vide al bar, è lo stesso del fotofit di Scopeti, capisci bene che ma non questo capisco. Quando l'ha detto Bardazzi? L'ha detto recentemente? A TV Cusano, sì. E vabbè, ma no, dopo tanti anni, cioè vuoi dire, certamente quello che viene raccontato nell'immediatezza dei fatti va preso, diciamo, molto più fedelmente rispetto a quello che poi viene raccontato molti anni dopo. Beh, la stessa cosa anche sono, con i testimoni di Scopeti. Su Scopeti ci sono stati tanti testimoni che hanno dato la loro versione dei fatti, sì, anche qualche giorno dopo, ma parlando di Nadine, non certamente come Nadine era al momento dell'omicidio, o come quel teste che si è presentato al processo sui compagni di merende, che molti anni dopo ha ritenuto di aver visto i francesi la domenica, il sabato, addirittura la domenica, ha detto anche lui, ha detto Nadine aveva i capelli curti, non è così, non aveva i capelli così come si vedevano nella Daniele, fotografia pubblicata su i fatti noi dobbiamo attenerci fedelmente, sì, diciamo, a quello che personalmente ho seri dubbi che quando si ha la fortuna di trovare dei testimoni che rendono a verbale delle dichiarazioni ben precise e circostanziate. Ragazzi, vi ringrazio, ma dobbiamo grazie a voi. Okay. Ciao Valeria. Grazie Valeria. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Bronzi? Sì. Stavo mangiando qualcosa. Che te stavi a mangiare? Un pezzo di colomba in anticipo. coi calditi? Sì. A me non mi piace di calditi. A me sì. Pasquale, io penso che anche a tuo giudizio, ma voglio chiederlo anche a Daniele, penso che stasera abbiamo fatto comunque un buon servizio sul caso del mostro di Firenze. Quello ottimo. Veramente ottimo. Secondo me sì, poi tu parli da avvocato, per cui c'è pure gente che non piace perché forse è un poco troppo pesante. Però tu le cose le hai dette, giusto? Chi era realmente interessato alla vicenda, secondo me, l'ha apprezzato. Poi c'è chi, diciamo, crede di sapere tutte le cose, quando vai sugli omicidi e cose, sono cose risapute, le sappiamo, non le sappiamo. Vabbè, alla fine, Bronzi, l'abbiamo portata a casa anche questa puntata, dai. Assolutamente sì. Le critiche saranno,
le critiche saranno tante, a me mi fa piacere che fanno sempre più critiche che elogi, ecco, quindi a questo punto noi poi ci regoliamo e cerchiamo sempre di... Questa scuola è anche la gradualità della quale tu parlavi prima, con questo veramente chiudiamo, te lo dico brevemente, guarda la gradualità che lui ha seguito, ha usato l'arma solo la pistola nel 68, poi nel 74 ha usato l'arma da taglio pungendo attorno agli organi sessuali, quel tralcio di vite, nel giugno dell'81 abbiamo l'escissione del pube, nell'ottobre dell'81 abbiamo l'escissione del pube con alcune ferite d'arma da punta e taglio sotto il seno sinistro, 84-85, oltre al pube asportante. Certo, allora, ha diciamo, tutta una gradualità che è proprio logicamente schematica del suo agire, certo, e di una psicopatologia contro la libertà sessuale della quale abbiamo parlato. Sono d'accordo con te. Ma infatti, Daniele, ti trovo perfettamente in linea col mio pensiero, cioè lui era un non un castigatore, come si chiama, porca miseria non mi viene il nome, uno che voleva punire il peccato, ecco. Vi faccio un esempio cinematografico perché io sono un cinefilo. Avete presente il film Tenebre di Dario Argento del 1982? Ecco, in quel film si parlava proprio di un assassino seriale che puniva, diciamo, che si sentiva un giustiziere in questo senso. Ecco, io ho sempre trovato qualche punto di contatto. D'altra parte, l'ultima cosa che vi posso dire è che sulla base di alcune informazioni riservate che ho acquisito, si sembra che quest'uomo sospettato di essere Rosso del Mugello, sì, ci sono delle cose che sono state trovate sul suo conto, capite sul suo conto, che fanno pensare ad una persona che aveva una mentalità. Bronzi, dimmi. Scusami. La procace Marianna Aracano ci dice moralizzatore. Esatto, non mi veniva la parola. Quello era. Quindi anche nello scavare, anche nel cercare di dare un'interpretazione di tipo sessuale agli omicidi, gli inquirenti hanno preso proprio una strada contro mano, hanno cercato tra i guarduni, no, quello è proprio tutto il contrario, uno che stava all'opposto dei guarduni era uno che stava all'opposto di chi faceva una vita sessuale particolare, trasgressiva, orgette e via dicendo. Il mostro di Firenze stava proprio all'opposto della vita sessuale dei compagni di merende, di eventuali persone facoltose con la quale se la facevano i compagni di merende e così via, era proprio tutto all'opposto. Una persona che aveva una visione del sesso completamente all'opposta di tutti i personaggi che sono finiti dentro le indagini degli inquirenti e della magistratura. Daniele, poi la divisione del maschio e la femmina è una dimostrazione in più che era un moralizzatore, cioè proprio li separava fisicamente. Sì, esattamente, proprio era un modo proprio per distruggere quella coppia, insomma, esatto. Proprio perché non rientrava nel tipo di coppia che lui voleva, non viveva la vita sessuale così come la doveva vivere, cioè che per lui non doveva essere sesso collegato al piacere, al divertimento, insomma, per lui sesso esclusivamente in quanto amore ed esclusivamente in quanto procreazione. E poi Daniele, diciamo una cosa, chi andava in macchina a far sesso era ovvio che non era una coppia regolare, non erano marito e moglie, erano magari amanti, eccetera. Daniele, il primo omicidio è molto significativo perché quello è stato scatenante, perché lui ha assassinato a Signa due amanti clandestini. E lì si è fermato, perché c'era il bambino e basta. Sì. Sarebbe andato avanti. Se le indagini del 68 fossero state più approfondite, io penso, te lo dico molto in maniera molto convinta, io credo che Barbara Locci conosceva il Rosso del Mugello, sì, ne sono convinto, anche perché Barbara Locci era una donna molto chiacchierata, si diceva addirittura che i fratelli Vinci, almeno Salvatore Vinci, la facevano partecipare a sesso di gruppo con degli sconosciuti, con dei camionisti, insomma con delle persone. È probabile che era diventata così chiacchierata in quelle zone della provincia toscana che secondo me il Rosso del Mugello poteva conoscerla ed era lui quel tizio che la seguiva e che poteva ucciderla con la pistola. E chi lo sa? Infine, che secondo me questo tizio, questo assassino, questo mostro di Firenze, questo Rosso del Mugello, tutto si basa secondo me su qualche trauma che lui ha vissuto, oppure
su come dire, un'impostazione familiare così rigida, cioè che ha avuto a sua volta dei genitori così rigidi, così bigotti, così bacchettoni, che lui è rimasto, o che ha subito qualche trauma, diciamo così, di questo tipo, che lui è rimasto segnato da queste cose che l'hanno fatto venire fuori in questo modo. Oppure in famiglia, ipotizzo, in famiglia può aver scoperto qualche tradimento, qualcosa di trasgressivo che in tenera età lo ha traumatizzato e che ulteriormente gli ha fatto nascere questa psicopatologia di ordine sessuale. Questo ovviamente poi veramente materia per chi fa terminologia, però è un aspetto, era un altro aspetto molto importante che andava assolutamente analizzato, ecco, perché ovviamente tutte queste un tipo così è figlio, tra virgolette, dell'Italia di allora, di quel tipo di mentalità arretrata e bigotta che all'epoca in Italia purtroppo era molto diffusa. Bronzi, eccomi. Scusa, ma tu sei sempre per stare al killer unico, sì? Sì. Sempre, non ti sposti di là. Non mi sposto di lì, nemmeno di un millimetro io. Dimmi una cosa, ma tu avevi pure tu una Talbot? Davvero? Allora, ti chiedo, avevi pure tu una Talbot? No, volevo sapere come... Allora, prima come della... Era comoda per, diciamo... Prima della Fiat 131 rossa... Avevo una una Talbot Solara 1003 azzurra. Era comoda? Diciamo che in certi atteggiamenti ballava parecchio, ecco. Grandissimo. Ma tu hai i tuoi atteggiamenti li hai usati più per la 131 o per la Talbot? Se ti fa l'elenco finiamo dopodomani. Ah, tu non avevi pure i camper, i camperini? Io ho avuto due camper. Non sei capito niente? I camper erano per le orge, diciamo così. Infatti poi in un certo senso il fenomeno il caso del mostro di Firenze cambiò anche i fenomeni di costume, le abitudini dei giovani. Infatti adesso non so neanche se c'è ancora l'abitudine in Toscana nelle campagne di appartarsi in auto, forse no, la cosa è più rara all'epoca, è perché era anche più facile, Daniele, era anche più facile trovare le coppie che si appartavano in campagna. Daniele, sicuramente. Daniele, mi senti? Sì, vero? Sì, Daniele, dimmi. Allora, io per stare tranquillo andavo a caccia dei capanni di caccia, perché ti infilavi lì dentro, ce n'era qualcuno spettacolare, era un appartamento, ti infilavi lì, c'era il legno largo 3 centimetri, ti tappavi dentro e buonanotte al secchio. Daniele, posso dire una cosa a te, a Pasquale, un episodio che mi ha suscitato recentemente però molta tristezza, veramente molta tristezza. Ho saputo che è stata nuovamente danneggiata alla piazzola degli Scopeti una targa, una lapide che è stata posta per ricordare Nadine e Jean-Michel lì dove sono stati uccisi. Questo è un atto di vandalismo che mi ha fatto veramente molta tristezza. Ma è la terza volta. Scusatemi, non lo so se è perché le persone vogliono rimuovere, Daniele, dalla loro memoria tutta sta storia, questi avvenimenti, in questo modo cercano di comunicare certe cose, però in ogni caso, anche se fosse questo il motivo, perché è un trauma non solo per la comunità, per il paese, per tutta la regione, lo è, un trauma tutto sommato ancora aperto, io penso che è sbagliato però fare questo, cioè, questa è una cosa che offende le vittime, Daniele, è una cosa vergognosa, Daniele, che non va fatta assolutamente, con tanto amore sono state ricordate le vittime di questa targa, certi atti di vandalismo sono vergognosi. Daniele, visto che lì ora è un po' più difficile arrivarci alla macchina, ma comunque una macchina abbastanza alta ci vai. E l'ultimo sopralluogo che ho fatto io, lì ci vanno ancora a fare sesso, e sicuramente in macchina, perché ho trovato le bustine dei preservativi nuovi, cioè appena usati ovviamente. Bronzi, le trovi in tutte le piazzole che abbiamo girato. Esatto. Perciò non è detto che sia stato un vandalo, magari è stato qualcuno con la macchina a far manovra, le ha dato la classica bidonata e l'ha buttata giù per andare via, capito? Non è detto, io non credo personalmente all'atto vandalico, perché l'atto vandalico vorrebbe dire che c'è qualcuno ancora in giro, certo, legato a questo caso,
e queste cose le fa volontariamente. E questo, e questo è molto preoccupante. No, io intendivo, capito, c'è qualche cosa a livello di delinquenza, di incivili, ecco, io intendivo in quel senso lì. E, insomma, sarebbe molto preoccupante, ecco. No, no, no. Però speriamo, speriamo veramente che certe cose non accadano mai e mai più, perché comunque questi omicidi sono un'offesa non solo ai familiari delle vittime, sono un'offesa a tutta la società. E io sinceramente non lo so se queste, io non penso che queste povere vittime riusciranno, da Barbara Locci a Jean-Michel Cravecchili, non credo che riusciranno ad avere giustizia. C'è molta rabbia nella consapevolezza, ma da parte mia nella certezza, perché io credo nella pista del Rosso del Mugello, che l'assassino nel frattempo è deceduto. Rimane soltanto la verità storica, però un approfondimento andava fatto. Beh, certo. È veramente molto triste, veramente molto triste, che la Procura della Repubblica di Firenze ha fatto di tutto per impedire questi approfondimenti. Sì, ci possiamo dire tutto quello che vogliamo, che loro chiaramente devono difendere la verità giudiziaria, perché su questa verità giudiziaria ci sono state poi delle carriere, ci sono stato tutto quello che vogliamo, però comunque non si deve mai porre un freno quando ci sta anche un solo punto interrogativo che non ha avuto una logica risposta. E qui, come abbiamo visto, di punti interrogativi sulla verità giudiziaria ce ne sono non uno, ma a bizziffe, mentre dal lato della pista del Rosso del Mugello ci sono molti elementi che la rendono assolutamente l'unica pista più logica e verosimile di altre in oltre 50 anni di questa vicenda. Daniele, sì. Me ne prendo la responsabilità. Se riaprono il caso e devono dare gli atti, a parte gli atti sono sempre i soliti, ma se vai a scavare, secondo me, all'interno della SAM, che per sì, quel che ne so io esiste ancora, c'è Due Gatti, e l'archivio comunque c'è qua a due passi da me, sì, in via Zara, secondo me se qualcuno si mette in testa di scavare, gli danno l'ok, secondo me vengono fuori delle magagne che forse è meglio che rimangano lì, capisci? Ma io ho capito che cosa stai cercando di dire. Io ho una mia opinione, ho delle mie opinioni in proposito che in pubblico chiaramente non sono opinioni mie personali, certo, insomma, che restano, certo, nella sfera privata. Quello che io posso dire, quello che io posso dire è che io sono convinto della buona fede di chiunque ha lavorato su questa vicenda, l'ho detto anche prima, insomma, però hanno sbagliato completamente, insomma, buona fede, ma tutto è stato sbagliato completamente. Oh, dai, spisso, io credo che si può difendere in buona fede la verità giudiziaria, se poi c'è qualcuno che negli ambienti inquirenti, beh certo, come abbiamo visto nel corso della narrazione, ci sono degli elementi che quantomeno danno il forte sospetto che questo Rosso del Mugello si è intersecato con degli ambienti investigativi e con degli ambienti giudiziari, certo, l'abbiamo visto, questo sì. Quindi il tuo tremendo sospetto è legittimo. Io naturalmente ho comunque delle mie opinioni, però qui mi devo attenere naturalmente a un ruolo storico, insomma, quindi tutto quello che penso io rimane naturalmente in privato. Ecco. Giustamente. Bronzi, ma tu riguardo al Rosso del Mugello che pensi realmente? Ma guarda, diciamo che allora, lo 0% o un 1%? Di lui veramente io non ne so pochissimo, cioè ne sento parlare spesso e volentieri, come stasera, eccetera. Il problema è che... Ma esiste una foto di questo personaggio, un identikit? L'identikit è quello dell'84 che è stato fatto fare da Bardazzi. La foto, non lo so, immagino che gli avvocati di parte civile e Paolo Conchi hanno visto una fotografia perché hanno identificato questo Rosso del Mugello. Immagino che hanno visto. Ma sicuramente no. Quest'uomo è la foto di quest'uomo è sovrapponibile all'identikit dell'84 di Bardazzi, il che vuol dire che ci stanno cose, diciamo, che fanno combaciare questo identikit con il viso di quest'uomo, chiaramente agli anni 80, ecco, alla metà degli anni 80. Spesso, penso proprio di sì. Spesso le foto
le foto, scusa Dario, le foto esistono, esistono perché le hanno fatte vedere a Bardazzi, ok? Quindi esistono le foto. Ok. Noi ce lo possiamo solo immaginare, Daniele, vediamo quell'identikit e diciamo va bene così. Io voglio sperare che quello che è accaduto il 28 gennaio di quest'anno non è il capitolo conclusivo, cioè io voglio sperare che Cogli e gli avvocati vogliono fare ancora un ultimo combattimento, diciamo così, prima di dire veramente la parola fine su questa vicenda. Però secondo me questa è una vicenda che ormai resta soltanto alla storia e credo che purtroppo non ci sarà più possibilità di dare giustizia a queste povere vittime, anche perché, ripeto, l'assassino certamente nel frattempo è purtroppo deceduto. Cioè, per fortuna, da un lato per fortuna deceduto, perché naturalmente un delinquente di meno nella società, un soggetto socialmente pericoloso di meno nella società, ma purtroppo perché chiaramente la morte di un sospettato, di un indiziato, è comunque la pietra tombale per quanto riguarda lo sviluppo giudiziario, l'evolversi a livello processuale di una vicenda. Ci salutiamo? Sì. Dai. Alla prossima. Alla prossima. Grazie a tutti voi e agli ascoltatori che ci hanno pazientemente seguito stanotte, stasera, e auguro sia a Pasquale, a Daniele, a tutta la redazione e a tutti quelli che ci hanno seguito, buonanotte. Grazie. Ciao. Buonanotte a tutti. Ciao, buonanotte. Ragazzi, a venerdì, vero Pasquale? Sì, mo venerdì, diciamo che il venerdì non dovrebbe mancare per i prossimi paio di mesi, diciamo. Ok, così. Bene, benissimo. Quindi, io credo, devo dire pure più o meno quale faremo. No, se vuoi no. Sei top secret. No, non lo diciamo, dai, non lo diciamo, okay. Se no gli spettatori scappano già adesso. Ecco, non lo perfetto, diciamo, lo perfetto. Diciamo bene. Venerdì mattina va bene, okay. Come sempre. Anzi, lo dirò, metterò una foto in Talbot azzurra e vi dirò, ecco. Dove lo faremo. Buonanotte a tutti. Ciao, buonanotte a tutti. Grazie a tutti. Buonanotte.